Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi per questa presentazione del libro Setta di Stato, Il caso Forteto. Io mi chiamo Francesco Sanna, sono qui come moderatore di questa giornata, che avendo tanti relatori, alcuni dei quali ci raggiungeranno, avremmo pensato di impostare con interventi più possibile brevi, in modo tale da consentire di parlare a tutti e più volte e soprattutto di sviscerare l'argomento. Allora, prima di tutto presento i presenti, se riesco a trovare un modo di... Ok. Allora, abbiamo qui con noi gli autori, Francesco Pini e Duccio Tronci, abbiamo con noi Sergio Pietracito, che è il presidente dell'Associazione Vittime Forteto, abbiamo con noi Marica Corso, testimone e vittima, Andrea Quartini, abbiamo l'avvocato Miranda, Mauro Miranda, legale che poi ha seguito la vicenda nella sua parte europea, diciamo così. Abbiamo Andrea Quartini, consigliere regionale e parte della commissione d'inchiesta sui fatti del Forteto, Paolo Sarti, anche lui commissario e consigliere regionale di Sì Toscana Sinistra e Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega Nord, Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle. Ci raggiungeranno Paolo Bambagioni, che è presidente della commissione d'inchiesta del Partito Democratico, Stefano Mugnai, Giovanni Donzelli, rispettivamente di Forza Italia e Fratelli d'Italia, tutti membri della commissione d'inchiesta. Come vedete, questa presentazione è stata studiata in modo tale anche da essere un aggiornamento sulla vicenda, quindi non solo la presentazione del libro è anche diciamo, un escamotage per poter tornare a trattare di questo caso all'attenzione della Regione. Partirei appunto dagli autori, facendo una domanda per chi magari conosce meno questa vicenda e quindi vi chiedo il perché di questo libro, dove è iniziato il vostro interesse per questa vicenda? La cosa è anche molto banale. Io vivevo in quelle zone all'epoca, insomma, in cui ho iniziato a occuparmi di questa vicenda, e prima ancora che ci fossero le denunce, i processi e quant'altro, mi arrivano delle voci, delle indiscrezioni, come capita a chi fa il giornalista, dove si dice: guarda, stanno affidando al Forteto degli altri minori che arrivano da Prato, ma sappiamo che lì dentro succedono delle brutte cose, cioè che questi ragazzi che vengono affidati vengono poi violentati. E ovviamente questa era un'indiscrezione di quelle che ti fanno raggelare. E da lì ho iniziato a seguire la vicenda, ma mai mi sarei aspettato di trovare quello che poi abbiamo trovato insieme a Duccio, che naturalmente poi mi ha affiancato in questo lavoro molto lungo, ovvero che al Forteto non c'erano, c'era il dramma di ragazzi che sono stati abusati, c'era il dramma di una setta con tutti i suoi effetti nefasti a livello anche psicologico, nel distruggere proprio la vita delle persone, ma c'era anche altro. Un altro che ci ha portato poi a dare questo titolo al nostro libro, Setta di Stato. Cioè c'era un coinvolgimento delle istituzioni e un mistero, insomma, in parte ancora irrisolto, insomma, la commissione d'inchiesta sta cercando anche di svelare il perché, a dispetto di tanti segnali, poi magari spiegheremo qualcosa, sentenze, denunce e quant'altro, da parte delle istituzioni ci fosse un atteggiamento neppure neutro nei confronti del Forteto, ma sostanzialmente di appoggio. Insomma, il Forteto veniva osannato come un modello. E questo, insomma, è l'intreccio tra il Forteto e le istituzioni, è l'aspetto, che poi ci ha portato a intitolare così questo nostro lavoro d'inchiesta. Buonasera a tutti. Intanto, per iniziare, intanto volevo ringraziare i gruppi del Consiglio regionale per questa iniziativa, perché a noi fa piacere oltremodo fare un'iniziativa in una sede istituzionale come questa. Devo ringraziare il consigliere Quartini che ha preso l'iniziativa di fare questa presentazione e devo ringraziare tutti i gruppi consiliari che hanno
aderito. Credo, mi dicevano qua in Consiglio regionale che quasi mai si assiste ad una presentazione o ad un'iniziativa che mette, presenta il marchio di tutti i gruppi consigliari. Questo credo sia, comunque sia, al di là delle varie diverse posizioni che comunque ci sono, un segnale molto positivo. E niente, come diceva Francesco, su questa vicenda, cioè, se ne sono sentite tante, non se ne sente mai abbastanza, perché è una vicenda che, come molti di voi sapranno, è una vicenda allucinante. Il vero nodo, al di là della cronaca giudiziaria e della cronaca nera, perché di cronaca nera si è trattato su questa vicenda, è che al Forteto per un bel po' di anni c'è stata una vera e propria sospensione delle regole. Il Forteto non valevano, non vigevano le leggi dello Stato italiano. Che lo Stato italiano e che comunque alcune istituzioni avessero difficoltà a far applicare alcune regole in molte situazioni lo si sapeva. Che però si potesse arrivare fino al punto in cui si è arrivati al Forteto, questo, diciamo, adesso è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo viene da dire, io questa cosa la dico spesso alle presentazioni, ma credo che sia abbastanza emblematica, cioè che al Forteto in realtà, se fossero successi soltanto abusi sessuali, in realtà sarebbe stato molto meno grave quello che è successo rispetto a quello che è stato in realtà, perché tutte le cose sono accadute di cui parleremo adesso, insomma, penso che siano molto peggio, ed sono molto peggio perché al Forteto, la vicenda Forteto non è affatto chiusa. Io credo, penso che sia quello che è venuto fuori, non sia che una parte di quello che deve venire fuori, e credo che il Forteto sia tutt'oggi un'emergenza, sia per quello che rappresenta come struttura adesso, sia per quello che poi possono rappresentare strutture del genere e quello che il nostro sistema purtroppo ha fatto sì che potesse accadere in questa, quella struttura. Io volevo leggere un passaggio molto rapido della sentenza per aprire meglio il dibattito su questo tema. Si dice: questo tribunale è chiamato infatti per la seconda volta e a distanza di oltre 30 anni ad occuparsi di fatti di maltrattamento e di abusi sessuali verificatisi all'interno della comunità denominata Il Forteto. Oggi come allora, la tesi dell'accusa deve fare i conti innanzitutto con il dato obiettivo di un sistema pubblico che ha mantenuto costantemente aperta una linea di credito illimitata verso l'esperienza educativa e pedagogica del Forteto. Ecco, è un'accusa pesantissima presente in una sentenza, quindi parliamo di un atto pubblico importante per scrivere la storia dei nostri giorni. In che modo questa notizia, anche questo aspetto, è ancora mantenuta nelle retrovie, non è esplosa, diciamo? Ma intanto, diciamo, tu hai letto adesso un passo delle motivazioni della sentenza. Le motivazioni della sentenza sono arrivate dopo che noi eravamo già usciti con il libro, no? Noi abbiamo aspettato la sentenza perché, come dire, c'era un percorso da seguire e bisognava, ed era giusto che aspettassimo la sentenza per avere delle conferme, che poi le conferme che abbiamo avuto. Però le motivazioni sono uscite dopo. È stato curioso vedere come sulle motivazioni della sentenza c'erano molte delle tesi che noi presentavamo sul libro, ma questo non lo dico non perché ci sia qualcosa da rivendicare, perché su questa vicenda c'è davvero da rivendicare poco. Però vedere dei giudici che scrivono nero su bianco che c'è una linea di credito illimitato significa che ci sono stati vari poteri che hanno in qualche modo fatto sì che questo potesse accadere, e quindi le responsabilità della magistratura, che ha affidato per anni bambini ad una struttura che non era accreditata in nessun modo e che, diciamo, i cui leader erano già stati condannati nell'85 in via definitiva per una condanna per reati simili a quelli in cui sono stati condannati nel giugno scorso per Fiesole e Goffredi, e una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva stabilito che l'Italia doveva, insomma, un risarcimento nei confronti di una madre, aveva fatto un ricorso per due bambini, per i suoi due figli che erano affidati al Forteto e che lei non poteva più vedere di fatto. Quindi questi sono i problemi, e tutt'oggi purtroppo io vedo che ci sono delle difficoltà a ammettere gli errori e ad apportare dei correttivi da questo punto di vista. Io credo che ci debba essere un accelerato da questo punto di vista. Francesco, vuoi aggiungere?
Questa vicenda sicuramente ci insegna, quella del Forteto, anche quanto è importante che poi da parte delle istituzioni si mantenga sempre un certo distacco, perché il problema è che a un certo punto tra il Forteto e la magistratura da una parte, ma anche tutto il mondo dei servizi sociali dall'altra, si era creata una tale vicinanza, un tale intreccio, che poi il ruolo di controllo era venuto assolutamente meno. E questo perché negli anni, anche volendo lasciar mettere da parte ogni possibile lettura dietrologica, però negli anni sicuramente si era consolidato un meccanismo per cui dal primo che fu Meucci, che aveva affidato i bambini al Forteto, lo stesso Fiesoli, via via dicendo, tutti i magistrati avevano continuato a dare credito al Forteto, e quindi diventava un po' un problema, sia per una questione di rapporti interpersonali, sia perché uno avrebbe dovuto contraddire tutto quello che aveva fatto negli anni. Ma il problema è che questo ha fatto sì che poi, come diceva Duccio, si disapplicassero nel dettaglio, nel libro lo spieghiamo, lo dimostriamo anche con i documenti, quelle che erano le regole dello Stato italiano sull'affidamento. E questo ha fatto sì che ci fossero dei magistrati che in pubblico contestassero una sentenza definitiva come era quella della condanna del Fiesoli. Questo ha fatto sì che negli anni il Forteto venisse portato come un esempio, e il Forteto fosse nelle scuole a fare dei corsi con i ragazzi, il Forteto fosse chiamato nei convegni a Palazzo Vecchio, il Forteto fosse chiamato nel Senato per la presentazione dei libri autoelogiativi, il Forteto venisse scelto come luogo per realizzare un centro affidi. Questo è ovviamente un cortocircuito che è nato proprio dalla mancanza di quel distacco necessario delle istituzioni che permettono una vigilanza. Prima di andare a approfondire meglio con i nostri due ospiti la vicenda, avete davanti a voi i commissari della commissione d'inchiesta finalizzata all'individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relative alla vicenda del Forteto. Il libro è uscito prima, li aveste potuti intervistare prima? Cerchiamo di, diciamo, rompere il problema tempo. Oggi cosa gli chiedereste? Alla luce di quello che sapete, alla luce di come avete visto svilupparsi anche i lavori della prima commissione e di questa? Vabbè, un sacco di domande, perché insomma hanno fatto una serie di audizioni, quindi avrei un sacco di cose da chiedere loro, a cui non possono, ma sono domande a cui non possono rispondere. Quindi io gli chiederei loro, insomma, in linea generale, se, non so, dal lavoro che sta facendo la commissione, ormai da qualche mese, non so, sta emergendo qualcosa, o se effettivamente dalle risposte delle persone che sono state ascoltate rimane sostanzialmente la lettura per cui Rodolfo Fiesoli, insomma, si è preso gioco di mezza Italia, e nessuno sapeva, nessuno doveva controllare, era sempre quello accanto che doveva controllare e non ha controllato. Questa è un po' la domanda che vorrei fare ai consiglieri. Se li puoi passare, facciamo un giro veloce di risposte. Allora, intanto grazie a tutti di essere qui. Sono Andrea Quartini e ringrazio Duccio di avermi ringraziato. Questa è un po' la cosa. Ci tenevo al fatto di presentare questo libro anche in regione, laddove appunto la prima commissione d'inchiesta ha dato grande spunto per questo libro, e credo fortemente sul fatto che le istituzioni, proprio per quello che sta uscendo anche da questa seconda commissione d'inchiesta, dovrebbero chiedere davvero scusa per quello che è successo al Forteto. E quindi credo che fosse doveroso che tutte le componenti politiche fossero presenti qui oggi. Quindi abbiamo fatto di tutto perché fossero presenti tutti e i gruppi parlamentari fossero invitati anche. Io vi chiedo scusa a nome del Movimento 5 Stelle per la non presenza di Sara Paglini e Laura Bottici, che essendo parlamentari di Carrara in questo momento sono al funerale del carabiniere ucciso, e quindi si scusano per non essere presenti, ma hanno avuto questo impegno improvviso. Due parole mi vengono in mente sulla domanda che stavi facendo. La prima è omertà.
e la seconda è il negazionismo. Questo è quello che sta venendo fuori, dal mio punto di vista, all'interno di questa seconda commissione. Gli elementi per contestare il Forteto erano presenti già alla fine degli anni 70. C'erano tutti. Era una struttura non accreditata, non accreditabile e che ha ottenuto crediti. È una cosa incredibile, incredibile ma vero. Una struttura non accreditata, non accreditabile che ottiene crediti. E ottiene crediti dai politici, ottiene crediti dalle istituzioni, ottiene crediti dal servizio sanitario, dai servizi sociali. E tutto il sistema che aveva tutti gli elementi per identificare questo lager, perché di questo si trattava nel Forteto, non ha fatto niente. È un sistema che si è adagiato, evidentemente per tanti motivi, perché Fiesoli aveva una personalità di un certo tipo, perché erano tempi di scontri ideologici, quindi ognuno difendeva a spada tratta in maniera settaria la propria posizione, perché ubbidire faceva comodo per far carriera a qualcuno e quindi nessuno metteva in discussione questi poteri forti che erano presenti. Questo è un pochino quello che sta avvenendo fuori. Dalle audizioni che stiamo facendo vediamo che c'è un tentativo da parte di ciascuno di dire se è sbagliato tutti. E io non mi stancherò di dire che in quel contesto non è un attenuante, è un aggravante quando si cerca di dire che hanno sbagliato tutti per dire tutti colpevoli. Allora sì, tutti colpevoli. Ecco il motivo per cui siamo qui tutti insieme, perché è venuto anche il momento che le istituzioni facciano un passo indietro e oltre a essere responsabili abbiano almeno la competenza di chiedere scusa. Allora, sì, Quartini ha puntato il dito nel problema vero. Dunque, sono Paolo Sarti di Toscana a Sinistra. Negazionismo, sì, omertà, però anche questa ideologia portata oltre i limiti. Voglio dire, quella prima sentenza fatta da Casini, che aveva condannato Fiesoli subito, immediatamente, quando fu liberato Fiesoli, il giorno dopo Meucci mise una persona, un ragazzo, al Forteto. È come se io sono un pediatra e sono di sinistra, vado da un mio collega che ha idee di destra e mi dice c'ha una polmonite, dico no, non ce l'ha perché deve essere di destra. Cioè, capite? Voglio dire, siamo a questi livelli. Quindi questa ideologia che passa sopra ogni evidenza, ogni professione, ogni logica, questo è un po' il negazionismo e vediamo oggi quanto è dovunque tutto questo. Cioè non vogliamo vedere, ci accade continuamente anche nelle vicende dei governi passati, del governo di oggi, continuamente accadono cose provate ma non le vogliamo vedere. Allora questo è un po' il meccanismo della setta, cioè perché si può creare una situazione simile dove ci sono delle evidenze ma nessuno le vuol vedere? È una protezione di se stessi, è una protezione delle proprie idee che non sono abbastanza forti. Abbiamo paura di affrontare la verità, insomma sono tanti motivi, però lo vediamo continuamente. Ora la nostra commissione, oltre che dover individuare queste responsabilità amministrative e politiche, ha anche il compito di che non risucceda, cioè vogliamo dare alla regione degli strumenti perché questo non possa riaccadere. Però questo passerà attraverso non tanto misure di controllo più adeguate, e non ci sono state. Quindi certo le dovremo prevedere, non solo delle regole più precise per come si fa i controlli delle strutture, e chissà, poi domandiamoci se servono queste strutture. Ne abbiamo avute tanti di esempi di episodi terribili accaduti in queste pseudo strutture umanitarie. Vabbè, quindi questa è anche una domanda che ci dobbiamo fare.
Però il problema di fondo è che se noi non rimettiamo la cultura nelle nostre relazioni sociali, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare a dare regole che impediscano di negare anche l'evidenza. Ancora oggi, le vicende politiche attuali, noi neghiamo anche l'evidenza. Quindi se non rientriamo in un popolo di cultura, in un popolo che ha il coraggio di affrontare le proprie responsabilità e ha il coraggio di dibattere, di discuterle, questo non sarà possibile tutelarlo con nessuna regola, la più rigida che sia. Ecco. Quindi questa commissione avrà questo compito, ma credo che dovrà dare anche delle valutazioni del perché può essere successo tutto questo. Ecco, ci sarebbe utile uno studio su come si creano le sette, e le sette si creano così, si creano perché non vuoi vedere, perché vuoi stare tranquillo, perché lui è di destra e quello è di sinistra e quindi nessuno dei due dice la verità. Buonasera a tutti, sono Jacopo Alberti della Lega Nord, faccio parte anch'io della commissione d'indagine e d'inchiesta sui fatti del Forteto. Quando il mio gruppo mi ha indicato quest'estate come membro appunto della Lega in commissione, la prima cosa che ho fatto, mi sono letto la relazione della prima commissione d'inchiesta, quella presieduta dal consigliere Mugnai, e mi sono letto nel periodo estivo, era uscito veramente da pochi giorni, il libro Setta di Stato. E ad esempio conoscevo a grandi linee la vicenda, ma non sapevo che il profeta, perché veniva chiamato così, Fiesoli, era stato arrestato nel 1978 e condannato poi in via definitiva nel 1985. Conoscevo la sentenza del 2000 di Strasburgo, allora mi sono chiesto: ma come? Questi hanno avuto per tanti anni, dopo una condanna passata in giudicato, ancora minori in affidamento, ma com'è possibile? La prima cosa che mi sono chiesto è: ma questo, signori, ma è un paese normale o un paese pazzo? Perché io penso che in nessun paese del mondo si possa continuare a dare in affidamento minori dopo sentenze passate in giudicato su condanne di molestie sessuali. Questa è la prima cosa che non mi tornava di tutta la vicenda. Poi mi sono comunque documentato, beh, c'è stata la sentenza del 2000, beh, anche lì è venuta addirittura condannata l'Italia, e quindi che si fa? Si va ancora avanti, quindi ancora minori dati in affidamento, bisogna arrivare al 2011 con gli arresti di Fiesoli, il processo e la condanna poi di primo grado che c'è stata in giugno dell'anno scorso. Il titolo del libro, cari Duccio e Francesco, è proprio azzeccato. Perché in effetti il Forteto è stata una setta e si può definire di Stato, perché quelle che erano le istituzioni che dovevano tutelare, proteggere e garantire certe situazioni, vale a dire Procura della Repubblica, Tribunale dei Minori e Servizi Sociali, non hanno fatto niente per proteggere e per far emergere tutte queste vicende, ma l'hanno addirittura coperte, per cui oggi possiamo tranquillamente certificare che il Forteto è stata una setta di Stato, e questa è una cosa gravissima. Quanto ai lavori della Commissione, confermo le parole dei colleghi, c'è una sfilata di situazioni omertose, brutte situazioni, brutte testimonianze, vergognose, a volte ci sarebbe veramente anche da alzare la voce, e lo è stato anche fatto in talune audizioni. Per diretta ammissione anche di uno dei giudici del Tribunale dei Minori, che aveva ricoperto un ruolo importante gli anni passati, addirittura parlava di gite scolastiche con i colleghi al Forteto, quindi merende, pranzi, spese. Ditemi voi se anche questa è una cosa normale, che un giudice dei minori poi frequenti anche quegli ambienti. Per cui, in conclusione, noi andremo avanti i nostri lavori, e io chiederò al Presidente se è necessario addirittura di prorogare i lavori della Commissione per cercare di arrivare a delle verità e scoprire, per quanto ci possa essere possibile, quelle che sono state le responsabilità politiche e istituzionali che hanno coperto tutta questa vergognosa storia. Per cui chiudo, mi complimento ancora e invito tutti ad acquistarlo e leggerlo questo libro, perché veramente riepiloga tutta la vergognosa vicenda in maniera molto precisa, molto oculata, con tanto di documenti pubblicati. E, purtroppo, audizione dopo audizione delle commissioni, mi rendo veramente conto che avete scritto veramente, purtroppo, delle triste ed amare verità. Grazie a tutti.
Grazie, ringrazio anch'io tutti, Giovanni Donzelli, gruppo Fratelli d'Italia. Ringrazio tutti, mi permetto di ringraziare anche una volta in più Sergio e Marica, non solo perché sono qui oggi, ma per il coraggio che hanno avuto loro e tutte le persone che da dentro il Forteto hanno avuto il coraggio di uscire e poi dopo anni che magari non con facilità erano riusciti a superare alcuni traumi, a iniziare una vita nuova, sono stati disponibili a riaprire magari degli armadi della propria vita che avevano chiuso con difficoltà per poter raccontare quello che era successo. Grazie a loro se abbiamo potuto fare la prima commissione e se adesso stiamo svolgendo la seconda, se c'è stata una condanna in primo grado. Quello che volevo dire però in risposta a Francesco, alla domanda di Francesco, che lo scopo di questa commissione, della seconda commissione d'inchiesta, dovrebbe essere principalmente quello di far capire e quindi di reagire al fatto che non è una vicenda chiusa. Cioè quando si parla del Forteto si dice al Forteto è successo questo, al Forteto sono avvenuti gli abusi, al Forteto, e quando si parla di abusi, apro e chiudo parentesi, purtroppo il sistema mediatico e un po' la curiosità un po' morbosa ci ha portato a considerare abusi soltanto le vicende sessuali, ma gli abusi peggiori che gli ho sentito raccontare sono gli abusi psicologici, l'aver annientato la personalità di chi era dentro al Forteto, l'avergli svuotato l'anima per aver annientato l'individualità per costruire come una coscienza collettiva all'interno di questa setta. Questo è secondo me ancora più grave dell'abuso sessuale, ma non è una vicenda che è finita. Quando si dice sì, ma i politici facevano la coda per andare al Forteto, ma le istituzioni coprivano, ma il Forteto ha comprato la casa al segretario del Partito Democratico, del PDS di Vicchio, c'erano le protezioni, Vespa diceva, ho avuto tante pressioni per non parlare di questo, e i magistrati che difendevano, le centrali delle cooperative che difendevano, i sindacati che non aprivano gli occhi, se ne parla al passato. Guardate che non è un film chiuso su cui ci dobbiamo interrogare come sia potuto accadere. Noi è un film ancora aperto. È un film ancora aperto in cui ci dobbiamo chiedere come mai sta accadendo. Io vi ricordo che in questo momento il governo, dopo che gli ispettori chiesti dal Consiglio regionale erano andati al Forteto e avevano detto è necessario commissariare la cooperativa, il governo l'ha rimandato una seconda volta e gli ha detto guardate meglio. Poi dopo l'ha rimandato una terza volta, guardate meglio ancora, e alla fine ha detto no, non commissariamo più la cooperativa. L'attuale governo, con gli ispettori ora del Ministero in campo, non è una vicenda chiusa, perché chi firmava le lettere a nome dei servizi sociali o della psichiatria, che il Forteto era il sistema più bello del mondo e che non c'era bisogno di fare formazione all'interno del Forteto perché erano già i migliori luminari dell'educazione del fanciullo, mentre non avevano nemmeno uno straccio di diploma, oggi è ancora ai vertici del servizio psichiatrico, cioè è ancora ai vertici del servizio sanitario. Chi per la regione toscana firmava i documenti dicendo che il Forteto era stato traumatizzato dalla sentenza di Strasburgo e quindi il problema era la sentenza di Strasburgo e non gli abusi sui bambini, è ancora ai vertici delle direzioni regionali della regione toscana. L'università che finanziava il Forteto ha finanziato i progetti con la scusa della birra artigianale fino a qualche mese fa e li continuerà a finanziare. La regione toscana continua a avere istituzionalmente, aver finanziato dei progetti da questo punto di vista. Ancora le centrali delle cooperative continuano a dire che è necessario non commissariare il Forteto e lasciare la realtà così com'è. Quindi non dobbiamo oggi noi come politici chiederci com'è possibile che sia avvenuto. Questo sì ce lo dobbiamo chiedere, ma ci dobbiamo chiedere come istituzioni, come cittadini, come commissione d'inchiesta, com'è possibile che ancora ci siano queste protezioni sul Forteto? È lì che dobbiamo arrivare alla risposta. Se la nostra commissione riuscirà a dare questa risposta avrà avuto un ruolo, se non ci riuscirà non sarà servita a niente questa commissione d'inchiesta, perché tuttora al Forteto ci sono le vittime, le persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, che al lavoro devono stare magari sotto o a fianco a quello che hanno denunciato, che magari fa i turni di lavoro. Allora ancora questo avviene al giorno d'oggi, ancora oggi ci sono i responsabili dei sindacati che non hanno mai difeso i lavoratori che erano costretti a lavorare 20 ore al giorno senza diritto di malattia, di ferie, senza stipendio, sindacati che non l'hanno difesi, ancora oggi non vengono a parlare in commissione a spiegarci cosa fanno per difendere i lavoratori all'interno del Forteto. E oggi,
oggi parlo del 2016, quindi non ha senso parlare al passato del Forteto. La politica, se vuole chiedere scusa al mondo intero, alla cittadinanza, se le istituzioni vogliono chiudere la ferita aperta per le omissioni sul Forteto, non devono far finta di pensare che sia un problema di ieri. Dobbiamo vedere quali sono le connivenze di oggi e interromperle oggi. Grazie. Tornando alla domanda fatta da Duccio prima, io e Paolo, a parte anche Giovanni perché poi di fatto non era formalmente componente della prima commissione sul Forteto, ma di fatto ha partecipato sostanzialmente a tutte le riunioni, abbiamo avuto l'onore ma anche l'onere di far parte sia della commissione Forteto 1 e attualmente della commissione numero 2. Duccio chiedeva come stanno andando le cose. Io sono colui che ha chiesto la istituzione della seconda commissione d'inchiesta e devo dire, qui sono rappresentati tutti i gruppi consigliari in questa locandina, qualcuno ha fatto specie ci fosse il logo della Regione Toscana o il logo del Partito Democratico, però qui in Regione Toscana, lo dico da Forza Italia, tutti i gruppi consigliari, magari chi prima, chi dopo una riflessione, hanno firmato per l'istituzione della seconda commissione d'inchiesta. Però io fin da subito dissi che il lavoro della seconda commissione d'inchiesta sarebbe stato molto più difficile e tutt'oggi credo i fatti stiano dando ragione rispetto a questa affermazione sulla possibilità di addivenire poi a qualcosa di veramente forte e cogente come abbiamo fatto nella prima commissione, perché la prima commissione aveva un compito difficilissimo, importante: stabilire i fatti, raccontare i fatti, ristabilire la verità dei fatti, che è roba impegnativa, una grande responsabilità, però i fatti hanno la testa dura, sono lì, insomma, si tratta di avere il coraggio di scovarli e poi di poterli raccontare. La seconda commissione d'inchiesta, che ha una missione, quella di stabilire le responsabilità su quei fatti, ed è una commissione d'inchiesta di un consiglio regionale, niente a che fare con i poteri di una commissione d'inchiesta parlamentare, e qui magari forse ecco, il Partito Democratico in Toscana ha firmato per la commissione d'inchiesta regionale, però a livello parlamentare la commissione d'inchiesta non è mai nata e probabilmente non nascerà mai fino a che c'è questa maggioranza, perché il partito di maggioranza non vuole che nasca quella commissione, che avrebbe poteri molto, molto più forti, cogenti e stringenti rispetto ad una commissione d'inchiesta parlamentare consiliare. Perché in realtà quello che noi stiamo facendo, ciò a cui stiamo assistendo, è una triste e abbastanza stucchevole litania di non so, non ricordo, ma io per la parte di mia competenza e responsabilità il mio dovere l'ho fatto, era chi c'era prima e dopo rispetto al mio segmento di competenza e non ha fatto fino in maniera compiuta il proprio dovere. Insomma, lo scopo della nostra missione sarebbe stato quello di ottenere qualche riconoscimento di responsabilità, qualche assunzione di responsabilità, e probabilmente è uno sport abbastanza comune nel nostro paese. Qui nessuno, insomma, ha il coraggio di prendersi un pezzettino di responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro. Poi abbiamo assistito ad audizioni veramente paradossali, se dico paradossali perché in realtà facevano veramente incazzare, insomma, per dirla in francese, perché sentire magistrati che con arroganza dicono no, ma io i giornali neanche li leggo, insomma, non mi interessa. Dice, ma lei andava al Forteto? Sì, sì, no, andavamo al Forteto a fare le gite scolastiche. Dice, ma lei ha ben presente ciò che è successo al Forteto? Sì. Ma le ha lette lei, magistrato, le motivazioni della sentenza? No, non mi interessa. Insomma, con arroganza veramente fuori dal comune, senza neanche dire, perché uno può anche dire mi sono sbagliato, nella vita insomma, può capitare a tutti di sbagliarsi, mi hanno fregato, non mi sono reso, no, neanche questo, va tutto bene. E guardate, ed è curioso, perché raccontare fatti e capire responsabilità, non lo si può fare se non si parte dal contesto culturale. Prima Paolo Sarti diceva, faccio antipatico, ti correggo su una cosa, ma mi serve per argomentare il concetto, che la prima sentenza fatta da Carlo Casini non è neanche vero, perché se la prima sentenza fu derubricata come una sentenza politica, e qui in Toscana ci hanno creduto praticamente tutti, no? Che fosse una sentenza sbagliata, perché era dovuta ad una visione ideologica avversa evidentemente alle ideologie che andavano per la maggiore al Forteto, ma in realtà Carlo Casini aveva semplicemente aperto il fascicolo sulla prima inchiesta del Forteto, perché poi la sentenza fu fatta da altri magistrati che non erano, nel momento in cui arrivò la sentenza Casini era già europarlamentare, che aveva fatto evidentemente una scelta di campo, ma come dire, lui ha seguito lo start-up di questa vicenda giudiziaria, dopodiché sono stati altri che
altri magistrati e altri giudici che hanno emesso quella sentenza. Quindi dico questo perché anche il dire che la prima sentenza è frutto di un'impostazione ideologica è sbagliato, ma è soprattutto sbagliato il fatto che tutto, e l'ha detto bene Paolo Sarti prima, lo si debba declinare sulla base amico o avversario politico. Persona che ha le mie idee, in quegli anni si diceva la mia ideologia, piuttosto che persona che avversa la mia ideologia. E il problema del Forteto, io in aula, ad esempio, la prima commissione, ricordo dissi, vabbè, insomma, forse poteva capitare anche altrove, però è capitato in Toscana il Forteto, c'è poco da fare. Questo, anche questo è un fatto, è la testa dura. Io non lo so se è del tutto casuale, io credo però che qui in Toscana ci siano delle caratteristiche che creano, come dire, una serie di presupposti che possono rendere più possibile, più probabile che vicende come il Forteto possano accadere. Perché qui in Toscana e il derubricare la prima sentenza come un errore della magistratura, detto da alcuni magistrati, la dice lunga, è evidente che per anni e in parte anche oggi siamo in presenza di una sorta di pensiero unico, di omologazione culturale. Non che tutti la pensino alla stessa maniera, però c'è il pensiero dominante che è giusto e tutto il resto deve in qualche misura anche giustificarsi perché la pensa un po' diversamente. E se tu sei abile, Fiesole vive Dio, insomma, si può dire tutto, ma non che non fosse una persona abile, scaltra nel tessere relazioni, ad inserire quella tua aberrazione, che è quella setta, all'interno del filone culturale, ideologico, politico dominante in Toscana, io lo dico dall'opposizione, se non c'è l'alternativa in Toscana è colpa di chi perde, non di chi vince, quindi è colpa della nostra parte politica e negli anni non è riuscita a organizzare, a strutturarsi per cambiare le cose, però vi assicuro non è facile qui in Toscana farlo, e la vicenda del Forteto è lì che lo dimostra, perché l'abilità di Fiesoli di inserire il suo progetto folle e criminale all'interno di un'impostazione politico-ideologica gli ha permesso che ci fosse un pregiudizio positivo sistematicamente in tutte le persone che contano e che hanno contato in Toscana, che tutte, come dire, si riconducevano politicamente rispetto a una visione, a un'idea. E allora, forse è un caso che il Forteto sia nato in Toscana, forse no. E allora, alimentare il senso critico, il dubbio, è importante perché è vero, il Forteto è una setta, il titolo è azzeccato, setta di Stato, però le sette, anche per chi non ha avuto modo, come noi, ci siamo, come dire, artigiani della materia, costretti a acquisire anche qualche nozione scientifica su questa vicenda per il fatto di essersi imbattuti in questa tragica storia. Però una setta è qualcosa dall'idea di chiuso, no? Una setta è una comunità di persone, piccola, grande che sia, che però è chiusa, è quasi blindata rispetto all'esterno. E Forteto non era questo. Forteto indubbiamente era una setta, ma era una setta che interagiva sistematicamente con l'esterno, che cercava relazioni con l'esterno, che invitava l'esterno a venire all'interno del Forteto, poi gli facevamo le recite, d'accordo, ma del Forteto si parlava, ne parlavano i sindacati, ne parlavano all'università, se ne parlava i giornali, in politica, non era qualcosa di nascosto che forse i vicini di casa dicevano, si dice una cosa, stanno fra di sé, boh, chi sono, no. La roba importante, famosa. La Toscana, altri tempi, consiglieri di prima nomina, insomma, ora le risorse sono quelle che sono, altri tempi, nei budget regionali, la Toscana va a promuovere le eccellenze toscane in Australia, soldi pubblici, si porta al Forteto. Non è che si teneva nascosto una cosa, no, era una cosa che come dire, era presente nel momento in cui arriva un candidato, tutti da una parte politica, lo si porta al Forteto sistematicamente. E allora questo è possibile soltanto se, evidentemente vi è un'abilità nel rappresentare una realtà diversa da quella che poi è nei fatti, ma vi è anche intorno un tessuto culturale che permette di giocare sull'equivoco. Perché vedete, io dico giocare sull'equivoco perché fra le tante testimonianze che abbiamo sentito, nessuno è mai riuscito a dare una risposta, minimamente plausibile rispetto alla domanda più banale. Ma scusi, ma una sentenza c'era già stata. E cambio discorso. Perché io capisco che ci può essere qualcuno parla bene, qualcuno parla male. A me Paolo, Giovanni, va, per vigilanza politica, mi sta più simpatico, propendo che abbia ragione Giovanni, perché è vicino a me, è un mio alleato, la pensa come me. Ma di fronte a una sentenza, che è un dato oggettivo, non si può far prevalere le categorie ideologiche o magari anche la difesa di ciò che io ho fatto come personalità, come magistrato, giornalista, politico, ci sono stato, insomma, e quindi
mi conviene alimentare l'equivoco che il Forteto sia ancora una cosa importante, buona, perché altrimenti poi debbo giustificarmi rispetto alla mia vicinanza e ai miei trascorsi all'interno di quella struttura. E allora si è giocato su un equivoco per anni, perché c'era già stata una sentenza, perché poi è arrivata una seconda sentenza, perché le cose che noi abbiamo scritto nella relazione di cui stiamo parlando oggi, in Consiglio regionale, siamo bravi noi, in Consiglio regionale, qualcuno le ha dette nel 1980, Francesco? 1980, proprio agli albori dell'esperienza del Forteto. Ma si torna lì, di fronte a un sistema omologato, non conta tanto se ciò che dici è giusto o sbagliato, ciò che conta è chi lo dice, e chi lo dice, se sei te giusto o sbagliato, se sei dalla parte giusta o se sei dalla parte sbagliata. E se sei dalla parte sbagliata può dire le cose più ovvie, più giuste, più razionali del mondo, ma non è che ti danno torto, non ti stanno neanche ascoltare. E allora il Forteto ha avuto la capacità di inserirsi in questo sistema omologato, qual è la Toscana e qual era la Toscana di quegli anni ancora di più, per poter veicolare, far dimenticare concetti, quale una sentenza passata in giudicato, quali i fatti che comunque periodicamente un torrente carsi uscivano, perché insomma gente che usciva, che andava alla casella della Vigneri c'è stata negli anni, tutto messo sotto il tappeto. Ma perché vi era, come dire, una struttura culturale e politica che questa ha permesso. Allora, chiudo. Compito della seconda commissione d'inchiesta, perlomeno nei miei intendimenti, so colui che l'ha proposta, non è trovare il colpevole, Mario Rossi colpevole, è capire le responsabilità, che poi responsabilità naturalmente, come tutte le cose umane, camminano sulle gambe di persone, insomma, e quindi di singoli, in questo caso molti singoli, ma capire le responsabilità culturali, politiche, del mondo dell'economia, dell'associazionismo, che hanno permesso che una vicenda così tragica, perché guardate, a giro per il mondo e per l'Italia, probabilmente ci sono lo stesso situazioni così, ma durano il tempo e qualcuno se ne accorga. E quella è durata 30 anni, siamo quasi a 40 anni della storia del Forteto. E la prima sentenza è l'85, 30 anni fa. Il fatto che sia durata per 30 anni significa che vi era tutto un mondo che giocava sull'equivoco. E allora in commissione ancora da venire qualcuno, che l'ha detto mi sembra prima Andrea, che quantomeno scusa, lo poteva dire, nessuno ha avuto il coraggio di dire scusate, ci siamo sbagliati, ma tutti una rivendicazione rispetto al proprio operato ed una negazione rispetto a fatti che non erano opinioni, erano fatti concreti, perché le sentenze sono fatti concreti. Gli abusi su minori già avvenivano e già erano stati portati a sentenza nell'85 e si è continuato a mandare bambini all'interno di quella struttura e nessuno ancora che chieda scusa. Buonasera, io per non rischiare diciamo, di ripetere quanto è stato detto dagli altri, che condivido, partirei con una sottolineatura, che la vicenda del Forteto è una pagina oltre che dolorosissima per le persone che purtroppo a loro malgrado sono state protagoniste per anni e anni di questa vicenda appunto di setta. Perché ricordiamoci che tutto nasce, a mio modo di vedere, da una persona disturbata da un punto di vista sessuale che era a disagio nel mondo dei cosiddetti normali e che, essendo più grande di un gruppo di giovani animati da buona speranza, crea questa comunità in cui la sua anormalità diventa normalità, quindi l'omosessualità, il trattare la donna in una certa maniera, e quindi si crea una situazione di setta in cui certamente ci sono delle vittime ben precise, ma ci si sta chiedendo anche ora nella seconda commissione se una serie di carnefici a sua volta non siano delle vittime, perché in realtà sono entrati a 17, 18, 19 anni, non hanno magari avuto la forza di ribellarsi, ma in qualche maniera sono stati manipolati pesantemente e coinvolti in una situazione che poi di fatto li ha fatti risvegliare a 55-60 anni dopo una vita trascorsa, rendendosi anche conto che anche loro sono stati parte, diciamo, di questo disegno criminoso, ma ormai la loro vita in qualche maniera si è bruciata e rimane segnata profondamente. Quindi questa è una pagina dolorosissima che nasce, secondo me, non per motivazione politica, ma per la distorsione di questo, diciamo, capo della setta, che ha avuto questa capacità di coinvolgere gli altri.
e di cui il sistema pubblico purtroppo si deve vergognare, perché, come ha anche detto Stefano ora, di situazioni di abusi sessuali ci sono state e ci saranno. Può capitare a una comunità, può capitare all'interno di una famiglia. Quello che è totalmente ingiustificato, ingiustificabile, è che dei bambini che vengono sottratti da delle famiglie dove si ritiene dal sistema degli assistenti sociali e dei tribunali minori che non ci siano le condizioni per mantenere questi bambini all'interno di un sistema familiare, vengono sottratti, quindi con un atto di imperio che è dato dalla legge al giudice, al tribunale dei minori, vengono tolti alla patria potestà dei genitori e assegnati in una comunità, o meglio all'interno, ad alcune famiglie che stavano all'interno di una comunità, con l'intento di proteggerli, recuperarli, quando invece proprio nel luogo dove te li metti continuano e peggiorano le situazioni di abuso. E questa è una cosa totalmente ingiustificabile, perché ci dovrebbe essere un sistema di controllo preventivo e continuativo che se ne accorge e che lo interrompe e lo denuncia. Ma è ancora più ingiustificabile se si pensa che questi fondatori, a del paradossale, avevano già avuto condanne nell'85 e poi, per chi non se ne fosse ricordato, nel 2000 c'è un forte richiamo dell'Europa al governo toscano, al governo nazionale e toscano, dicendo: guardate, questo istituto dell'affidamento prevede che le mamme periodicamente debbano vedere i bambini. Quindi il Tribunale dei diritti dell'uomo dice: non si può consentire che una comunità di fatto metta fuori una mamma. La mamma si deve rendere conto di questo percorso di recupero, perché poi dovrà riaverli lei i bambini, anche se era una mamma particolare e tanti problemi che sono stati denunciati. Allora, questo è un fatto su cui tutti ormai ci siamo pronunciati. Siccome siamo in un ambiente politico e a me fa molto piacere anche vedere che di una vicenda di questo tipo non c'è una strumentalizzazione da una parte o dall'altra, ma si ha la forza di stare tutti su un manifestino, compreso il PD regionale, che per certi versi è stato anche chiamato sul banco degli imputati, poi entrerò nel merito, ma che seppur da ultimo, seppur con più fatica a un certo punto, questo mi preme dirlo, ha espresso una volontà, magari anche tardiva, però inequivocabile, perché oggi siamo a parlare del Forteto con alle spalle due o tre fatti che vanno ricordati. Prima di tutto c'è una commissione su sollecitazione dell'associazione Vittime in Forteto, in particolare Sergio Petracito, che mi conosceva tramite suo fratello, in quanto io ho fatto 20 anni presidente della centrale del latte, ero in rapporti continuativi con suo fratello. Mi diceva: guarda, c'è mio fratello, c'è un problema di cui ti può parlare. Ero da poco diventato consigliere regionale, quindi io vado, lui mi fa conoscere questo, cosa che io lì per lì, come tutti credo, tendo a non credere, e poi dopo poco viene fuori chiaramente che queste cose sono vere. E allora l'iniziativa politica di creare una commissione regionale, massimo organo di rappresentanza del popolo toscano, quindi il popolo toscano che per un sistema sbagliato, come anche hanno detto i precedenti colleghi, ha tollerato che si creasse una setta che fosse perpetuata 30 anni di abusi senza che emergesse, però a un certo punto nelle istituzioni si trova una forza, cioè le istituzioni, finalmente la politica diventa nobile tardivamente, ma non si gira dall'altra parte. E qui voglio dire, sottolineare un altro aspetto, non so se l'hanno detto i miei colleghi, che comunque sarà per la forza demoniaca, diciamo, che questo Fiesoli era stato capace di creare con una rete di credibilità che si autoalimentava, girava anche forte la voce che chi tocca il Forteto muore. Guai ad avere il coraggio di denunciare queste cose, perché poi parte la magistratura, anche se tu vieni coinvolto. Quindi, insomma, un Dio ci volesse coraggio, però a chi chiedevi la firma diceva: sì, guarda, sono d'accordo, però prima di firmare, insomma, vediamo. Ecco, questo è il clima. Però politicamente quello che conta è che questa commissione, mia lo dica, perché io faccio parte del PD, promossa da me insieme ad altri, insomma, promossa, poi il partito ci è arrivato dopo, ci è arrivato in ritardo, ma
promossa anche da uno del PD che ha la forza, quindi come dire, è anche un pochino più difficile fare autocritica, no? Piuttosto che criticare gli altri. Però non c'era dubbio di fronte a quello che si è sentito dire, non c'era partito o ragioni, come dire, di parte che ti dovessero sottrarre il dovere morale di portare avanti un'azione per cui sei lì a rappresentare soprattutto i più deboli, coloro che non hanno forza. E poi ricordiamoci anche questo, dentro il Forteto sono girati tanti soldi, quindi la comunità e il suo profeta hanno sempre avuto a disposizione tanti soldi per promuoversi, difendersi, eccetera. Ma queste persone, insomma, se non riescono a lavorare dentro la stessa comunità da cui sono usciti, non hanno probabilmente uno stipendio base per sopravvivere. Ecco, quindi anche le forze economiche in campo erano totalmente diverse. E sapete quanto è importante nei percorsi giudiziari avere soldi e non averli, perché chi ha esperienza sa che a volte si viene condannati maggiormente se non siamo capaci di difendersi. Quindi primo atto, l'azione della promozione della Commissione, fatto che ha destato uno scalpore enorme e anche delle reazioni forti. Però la Commissione nasce, svolge il suo lavoro con questo clima, e qui voglio dare atto a tutte le forze politiche di essere stati compatti e avendo fatto prevalere l'interesse comune di portare in fondo questa denuncia senza arrivare in fondo con cinque relazioni. Vi faccio un esempio. In quel periodo, mentre noi si lavorava sul Forteto, mio collega Gianni Eugenio ha fatto il presidente di una commissione sull'alta velocità in Toscana. Anche lì fonte di polemica, che questi lavori ancora non sono stati completati. Una commissione d'inchiesta completa i lavori e si va a votare cinque relazioni, una di maggioranza e quattro di opposizione, cioè un lavoro inutile. Cioè, che senso c'ha arrivare poi, ognuno sta... Noi sul Forteto, che è un argomento che sarebbe stato facilissimo dividersi, con fatica e con buon impegno di tutti, si vota, e questo assume un significato, perché abbiamo potuto dire il giorno dopo che il Consiglio regionale, la massima autorità rappresentativa della Toscana, vuole fare chiarezza e prende posizione, perché dopo di noi il presidente della giunta regionale Enrico Rossi si costituisce parte civile a favore nel processo. Questa è una storia politica importante, perché oggi alcuni giudici ci dicono: meno male avete fatto questa azione, perché insomma anche noi dentro il palazzo della giustizia abbiamo avuto più forza, capendo che c'era alle spalle, diciamo, un respiro politico che ci voleva fare bene il nostro lavoro. E quindi questa è un pochino l'antefatto. Poi nasce la commissione di secondo grado. Io vi dico il mio pensiero personale, non so neanche se l'ho espresso in altri momenti, ma non ho problema a esprimerlo qui. Ne ho sentito meno il bisogno e ho avuto disagio anche ad accettare poi di farne parte ed esserne presidente, perché ho percepito fin da subito che una volta, però mi ci sono trovato coinvolto e non ho voluto dare un segnale che sarebbe stato magari mal interpretato. Ma diventa difficile il nostro compito, perché già nel primo grado, in cui invece è stato fondamentale quel lavoro, si era percepito che il grande vecchio, cioè colui che sta dietro le fila per 20 anni e fa mezzo coi fiesoli per qualche motivo, interesse economico, interesse sui bambini, oppure interesse banalmente più politico, non era mai emerso. Quindi si farà anche questa commissione d'inchiesta per individuare i responsabili, ma non usciranno nomi eclatanti che ci diranno è lui colpevole. E questo, ora siamo a metà del nostro lavoro, è prematuro ovviamente andare a delle conclusioni, dovremo trovarle insieme, però abbiamo diviso il lavoro in quattro filoni d'inchiesta, diciamo così, pur non essendo noi un'autorità giudiziaria, però facciamo un'inchiesta. E abbiamo chiamato i giudici, cioè coloro che in questi anni hanno firmato i decreti di assegnazione ai bambini, coloro che erano presidenti del tribunale, coloro che andavano lì a mangiare, coloro che addirittura il magistrato Sodi ci ha detto che a un certo punto ha ospitato il Fiesoli con alcuni bambini in Ungheria, a casa della moglie, per qualche giorno. Quindi si sono portati il Fiesoli e alcuni bambini, io non so con quale autorizzazione, e quindi è successo veramente, e con una certa tranquillità hanno raccontato questi fatti. Quindi i magistrati, poi abbiamo ascoltato perché i magistrati, nonostante, ripeto, siamo in un ambiente politico, verrebbe facile buttarla tutta in politica, e io non voglio sottrarre assolutamente le responsabilità politiche, però
ogni cosa va messa nelle sue caselline. Cioè, su questo tema, chi ha il potere di levare un bambino dalla famiglia e di assegnarlo a un'altra famiglia è il giudice del Tribunale dei Minori, perché la legge lo dà a lui. A dir la verità, a dirla tutta, la Regione Toscana non ha neanche tantissime competenze in materia, perché ha solo il compito specifico di, come si dice, accreditare le strutture ricettive. Questo è il suo compito. Se il Forteto fosse stato una struttura ricettiva, cioè che doveva avere un'autorizzazione regionale, era una responsabilità piena della Regione, ma la struttura non è mai esistita lì al Forteto, si è sempre giocato sull'equivoco. Però fondamentalmente i bambini sono stati ad alcune famiglie, tra l'altro funzionali, le chiamavano, all'interno della comunità del Forteto. Comunque rimane una responsabilità di controllo, perché poi i giudici giustamente hanno detto, sai, noi si faceva i provvedimenti, poi però erano i singoli assistenti sociali che prima mandandoli e poi andando a trovare periodicamente i bambini avrebbero dovuto segnalare dei campanelli d'allarme. E però abbiamo sentito anche gli assistenti sociali. Poi ora stiamo iniziando la pagina, diciamo, dei politici che in questi anni, avendo avuto ruoli o di presidente della regione o di assessore sociale, hanno avuto da gestire questa cosa. E poi ci occuperemo degli operatori economici, quindi del sindacato, del sistema delle cooperative, come mai questa cooperativa, che per tanti versi diciamo, è tuttora, no? un operatore economico importante in una zona anche depressa, ora non più, ma insomma negli anni passati era un punto di riferimento importante, come mai nessuno si è accorto o ha denunciato. Stiamo portando avanti questo compito. Io inizio a delineare uno scenario. Scusi Presidente Maggioni, siccome è arrivato dopo non ha sentito l'invito a interventi più brevi per poterne fare allora diversi. Mi fermo. No, la invitavo a concludere. Alla conclusione, allora, scusate. Allora, io sto facendo questa idea, che la politica ovviamente non ne passa bene perché dimostra una superficialità, anche un opportunismo tutto sommato, che quello era un luogo in cui si poteva fare una passeggiata elettorale, ricevere dei voti. Ci può essere stato anche qualche singolo interesse più locale, specifico, del segretario del partito piuttosto che di qualche operatore o sindaco del territorio, ma insomma non è che ci fosse. L'autorità giudiziaria che ha avuto questo comportamento, io continuo a ritenere che nella prima commissione, probabilmente nella seconda, riusciremo a capire veramente il vero motivo per cui questo è successo. Perché è chiaro che c'è anche uno scontro ideologico che in questo territorio, con una certa forza di governo caratteristica e continuativa negli anni, può aver favorito la difesa ideologica di questa comunità. Però insomma, un tribunale dei minori non è che politicamente come dire, va contro una propria responsabilità specifica per favorire che cosa? Un sistema politico di centro-sinistra. Insomma, mi sembrerebbe fare atti così gravi. Io temo e penso che ci potessero essere delle armi di ricatto specifiche che il Fiesoli aveva su alcuni magistrati e che gli hanno fatto continuare a difendere, ad accettare e riaccreditare continuamente in credibilità questa comunità. Se no non si spiega. Io però, questo è un mio pensiero che non sono neanche in grado di dimostrare, perché non è emerso da nessuno. Però io cerco di darmi una spiegazione logica in un mondo di superficialità politica. Tenete anche presente che seppur la comunità inizialmente nasce in questi luoghi, in un certo clima, agli anni 70, in cui si voleva superare l'istituzione familiare, vivere in maniera anche più, come dire, comunitaria, in cui i soldi non dovessero essere forma di egoismo, eccetera. Però a un certo punto, come dire, il Fiesoli è talmente abile a crearsi credibilità che qui prende, si plasma in questa e rafforza questa immagine, perché sa che fa piacere al territorio. Probabilmente si è detto anche in altre occasioni che se la stessa comunità con queste perversioni fosse nata in Lombardia,
lui si sarebbe cercato di accreditare con il potere che c'era in Lombardia, cioè non è che lui di fondo avesse una simpatia politica, lui è nato e cresciuto in questo ambiente, ma il suo scopo era ben altro, cioè lui non voleva portare voti a un certo partito, lui voleva che tutti gli amici che si creava facessero sì che parlassero bene lui e si creassero dei sistemi di controllo più accomodanti piuttosto a quelli che rischiamo. Poi c'è l'aspetto Grazie. Economico che è decisivo, come diceva Donzelli, ma se ne parlerà in un altro giro. Grazie. Allora, in questa vicenda a un certo punto, prima di sviscerarla nel passato con Sergio, col Presidente, e nel presente con Marica, come accennava il consigliere Donzelli, il presente è la parte forse più importante, più sensibile che ci interessa, ha un passaggio europeo, è importante chiarirlo e abbiamo qui a disposizione l'avvocato Miranda per raccontarlo. Ed è un passaggio importante perché alla fine ha delle conseguenze verso l'Italia come Stato. Ecco di nuovo tornare il tema della setta di Stato. Chiederei la cortesia all'avvocato di chiarire questo passaggio della vicenda europea. La ringrazio molto e ringrazio i signori consiglieri e gli autori che mi hanno voluto invitare a questa iniziativa. Io sono stato il legale di una ricorrente, cioè la madre di due bambini che erano stati affidati al Forteto a cavallo degli anni 2000 e quindi della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che risale a luglio del 2000. Quindi conosco molto bene uno dei tanti filoni delle vicende che hanno coinvolto e hanno riguardato il Forteto. La signora si era rivolta, dopo essersi vista sospendere la patria potestà dal Tribunale Minore di Firenze, aver visto affidati i due bambini, i due fratelli, al Forteto, a una coppia di affidatari presso il Forteto, si rivolse, vista la vanità di ogni suo ricorso successivo, di ogni appello presso le istituzioni italiane, si rivolse a un certo punto, grazie anche a una collega, un avvocato al Foro di Livorno, particolarmente sensibile agli aspetti internazionali della vicenda, si rivolse alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si era a Strasburgo, che in esito a una procedura che tra l'altro si svolse di fronte alle sezioni unite, se vogliamo, alla Grande Chambre della Corte, quindi l'organo, la massima formazione con la partecipazione di un numero elevato di giudici di molte delle parti contraenti degli Stati membri, questa sezione unite della Corte Europea dei diritti dell'uomo concluse a una violazione da parte dell'Italia della norma della Convenzione, l'articolo 8, che tutela il diritto alla famiglia e alla vita familiare. La Corte in particolare riscontrò che l'Italia aveva violato questa norma a cagione del fatto che dei minori erano stati affidati a un'istituzione la quale non poteva dirsi al di sopra di ogni sospetto, vista l'esistenza di una pregressa condanna a carico di due dei responsabili che continuavano a svolgere un ruolo molto attivo anche direttamente nell'affidamento dei due minori in questione, e numero due, a cagione anche della sospensione delle visite pur ordinate dal Tribunale. Nella pratica queste visite non avevano avuto luogo per un periodo molto esteso di tempo. La sentenza, vi dicevo, del luglio del 2000, in realtà ci volle molto tempo perché lo Stato italiano ottemperasse poi a questa sentenza, e quindi ci fu una lunga coda a questa sentenza, la fase dell'esecuzione. Ogni sentenza va eseguita, ma laddove una sentenza nazionale, quando non viene eseguita, può dar luogo all'intervento dell'ufficiale giudiziario accompagnato, se nel caso, dalla forza pubblica, ora purtroppo la Corte di Strasburgo non dispone di ufficiali giudiziari, è un organo internazionale, è un organo giurisdizionale sui generis, non dispone di ufficiali giudiziari, né può avvalersi la forza pubblica, e quindi chiede allo Stato italiano, e via un organo deputato alla verifica dell'esecuzione, chiede allo Stato italiano di ottemperare, cioè di provvedere a porre rimedio, porre fine alla violazione riscontrata dalla Corte. Ed è in questa fase che succedono delle cose sbalorditive, stupefacenti. Se già era stupefacente ciò che era successo prima della sentenza, ciò che avviene dopo la sentenza a volte sfidava l'intendimento di noi legali e di tutti quanti seguivano l'esecuzione anche in seno al Consiglio, al Comitato dei Ministri, l'organo del Consiglio d'Europa che è deputato all'esecuzione, a seguire e a verificare l'esecuzione della sentenza. E lo Stato italiano in tutte le sue emanazioni
e segnatamente i responsabili del Ministero degli Affari Esteri che assicurano la difesa tecnica dello Stato italiano, la difesa politica più che altro in seno a questo comitato, si dedicano a un'opera di distruzione della sentenza, quindi ancora una volta il giudicato non lo si rispetta ma si cerca di screditarlo, della sentenza di Strasburgo, ma forse cosa ancora più singolare e più grave, dello stesso giudicato nazionale, mi riferisco alla sentenza del 1985 che aveva portato alla condanna penale di due dei responsabili. Quindi pagine scritte da rappresentanti del servizio diplomatico italiano lette oggi danno i brividi, assumono una connotazione ancora più cupa, ancora più inquietante sul come dei responsabili, dei rappresentanti della Repubblica Italiana presso un organismo internazionale osassero screditare addirittura l'operato dei propri giudici laddove avevano condannato i responsabili del Forteto, mentre per il resto era una difesa d'ufficio a spada tratta di tutto ciò che il sistema Forteto rappresentava. Quindi i giudici del Tribunale minorenni erano al di sopra di ogni sospetto, i servizi sociali che erano stati bacchettati dalla sentenza di Strasburgo erano anche loro al di sopra di ogni sospetto e gli organismi deputati ai controlli, regioni, comuni, non avevano fatto nulla di male. Quindi c'è una difesa a spada tratta che arriva fino al punto, come vi dicevo, di rimettere in questione una sentenza della Corte di Cassazione italiana del 1985 che aveva condannato in modo definitivo a delle pene di reclusione pur sospese Goffredi e Fiesoli. Lo Stato italiano si riesce a dimostrare che questa sentenza in realtà non aveva nessuna credibilità sociale. Leggiamo addirittura in una memoria dello Stato italiano che una sentenza perde di valore in qualche modo laddove non goda di una credibilità sociale, perché nella regione toscana era comune il pensiero che tale sentenza fosse in realtà stata motivata da ragioni politiche ideologiche, che fosse stato facile trovare dei testimoni di comodo fra gli avversari del Forteto e quindi andava relativizzata. Per il resto, quello che io mi sento di dire, riprendendo alcune delle parole che ho letto nel libro degli autori e che ho molto apprezzato, è senz'altro che in questa vicenda si è assistito a una straordinaria sospensione molto estesa nel tempo delle norme e dei principi dell'ordinamento italiano, dello stesso ordinamento italiano in materia di tutela dei minori. Allora, vi ricorderete che in occasione degli abusi commessi dalla polizia e le forze dell'ordine a Genova in occasione del G8 del 2001 si parlò di una sospensione dei principi costituzionali e delle libertà costituzionali. Furono le parole utilizzate da Amnesty International che le definì come la più grave violazione di questo tipo avvenuta in un paese occidentale dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Cose gravissime ma che durarono per fortuna lo spazio di qualche giorno. Bene, qui siamo in presenza invece di una violazione, di una sospensione, mi piace questa parola, credo che sia assolutamente adatta, che renda bene l'idea di ciò che è avvenuto all'interno del Forteto, intorno al sistema Forteto per 30 anni, quantomeno a partire dal 1985, la data della prima sentenza. La Corte di Strasburgo aveva detto, se non altro, senza voler prendere posizione sulla struttura Forteto, non era compito suo prendere posizione a favore o contro, diceva, ma esiste un principio di precauzione, di cui oggi molto si parla riguardo ai prodotti alimentari per la salute umana, esiste un principio di precauzione, sto facendo una parafrasi della sentenza, quando si tratta di beni di rango così primario, così elevato nella scala dei beni costituzionali, come la tutela di minori, per di più di minori che già avevano avuto a subire in precedenza gravi abusi, in alcuni casi violenze sessuali ripetute e continuate. Quindi, in forza di questo principio di precauzione, laddove esista anche soltanto un dubbio sulla idoneità di alcuni responsabili a svolgere funzioni in quest'ambito, ebbene il principio di precauzione esige che si astenga l'autorità pubblica dall'affidare a tale persone minori di qualsiasi genere, ma ancora meno minori che sono stati già vittime di abusi. Questo sistema che si è creato intorno al Forteto era, secondo me, qua parlo io, non parlo della sentenza, era, se vogliamo, un sistema a piramide. In qualche modo l'autorità giudiziaria, segnatamente nelle persone dei presidenti e dei giudici del Tribunale dei Minorenni, e ricordiamo che ogni provvedimento del Tribunale dei Minorenni non è un provvedimento individuale, è un provvedimento collegiale. Ci sono quattro giudici, di cui due giudici togati e due giudici non professionali, sono degli psicologi, sono dei responsabili dei servizi sociali, alcuni sono stati sentiti da questa commissione e hanno parlato, hanno potuto esprimere delle considerazioni a difesa. Comunque questi provvedimenti espressi da quattro giudici arrivano fino al punto da fare confusione, quasi ingenuamente, fra l'affidamento a
uno o due soggetti, le persone affidatarie, e l'affidamento alla comunità, virgolette, o alla cooperativa, virgolette, il Forteto. Questo, signori, è straordinario. La legge italiana non prevedeva, né prevede oggi, che si possano affidare a un ente non meglio precisato, la cui unica veste giuridica è quella di cooperativa agricola, dei minori. I minori devono essere assolutamente, obbligatoriamente affidati a una coppia di affidatari, in alcuni casi a una persona singola, l'affidatario. Ebbene, tale era, io credo, la sensazione, la convinzione di onnipotenza da parte di questi giudici italiani, che non si preoccupavano nemmeno di verificare di non aver lasciato lo zampino di un riferimento chiaramente inesatto al Forteto, che altro che non era che il luogo di residenza di questa coppia di affidatari. Non era la persona, non erano i signori del Forteto i responsabili affidatari. E a volte addirittura un altro tipo di errore si inserisce in questi provvedimenti sulle persone singole degli affidatari. Siccome abbiamo poi appreso dalle inchieste, ma era già si evinceva già dalla sentenza di Strasburgo, che le vere persone degli affidatari venivano scelte da Fiesoli e da Goffredi in seno al Forteto, soprattutto da Fiesoli. Quindi di fatto il tribunale sceglieva due persone, più spesso si trattava di una coppia, ma poi di fatto i bambini erano affidati ad altre persone all'interno del Forteto. Ebbene, il Tribunale dei Minori di Firenze in alcuni verbali fa l'errore di nominare, di riferire che i minori erano accompagnati dai signori X e Y, quando in realtà almeno uno di essi non era formalmente affidatario, erano i veri affidatari, ma nessuno si preoccupa di verificare che quando i minori si presentano presso la Procura della Repubblica per essere sentiti nel quadro di un processo penale che riguardava la mia assistita, o quando vengono sentiti dai servizi sociali e se ne fa verbale, vengono accompagnati dai genitori, dai loro veri genitori affidatari, ma che non erano i genitori designati dal tribunale. Bene, questo, signori, è sbalorditivo, è una sospensione dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano, che avviene senza che nessuno alzi un dito per verificare perché è così e come è possibile che i minori non vengano accompagnati dai genitori affidatari. E com'è possibile che i servizi sociali si arroghino il diritto, ecco, parlavo di un sistema piramide, quando non è direttamente la magistratura a permettere, con un sistema a maglie larghe, che al Forteto si faccia il bello e il cattivo tempo, ebbene intervengono i servizi sociali, che hanno addirittura il potere di svuotare, di disapplicare un provvedimento del Tribunale dei Minori. Nel caso che mi riguarda, e che è l'unico in verità che conosco approfonditamente, il Tribunale dei Minori aveva ad esempio sospeso le visite con uno dei due bambini della mia assistita, ma non con l'altro. Poco importa, i servizi sociali decidono unilateralmente che la signora non vedrà né l'uno né l'altro, perché non è il caso, e lo decidono loro, e al Tribunale dei Minorenni nulla questio, sembra che vada benissimo così. Quando il Tribunale dei Minorenni dice, a seguito della sentenza di Strasburgo, perché ogni tanto qualche atto, un minimo atto di resipiscenza doveva pure esserci, bisognava mostrare che si faceva finta quantomeno di fare attenzione al giudicato europeo, allora il Tribunale dei Minorenni, un anno circa dopo la sentenza di Strasburgo, un anno circa dico, allora in punto affidamento al Forteto dice, si conferma l'affidamento per altri 3 anni al Forteto. Allora, l'Italia è stata condannata un anno prima a ragione dell'affidamento al Forteto, il Tribunale dei Minorenni conferma e dice che si permangano i minori in questione al Forteto per altri 3 anni. In punto visite però bacchetta di tuoi servizi sociali, forse il gioco delle parti, e dice, bene, la ripresa delle visite deve essere immediata e deve avvenire in ambiente adeguatamente neutro. I servizi sociali decidono che ambiente adeguatamente neutro significava le stanze del Forteto. E quando la madre invoca le disposizioni del decreto del Tribunale Minorenni, dice, ma ambiente neutro, posso portare i miei bambini a prendere un gelato al paese vicino, accompagnati se del caso ai servizi sociali, come è previsto? No signora, non è previsto, ma come? No, noi conosciamo il provvedimento del Tribunale Minorenni, lei da qui non potrà uscire con i bambini, anzi la riprendono con una telecamera. Ma questo è l'ambiente neutro idoneo alla ripresa di un vero dialogo sentito fra madre e bambini? Chiaramente no. Ecco che anche quando il Tribunale dei Minorenni, messo alle strette a volte e spinto alla sentenza di Strasburgo, decide di stringere le maglie larghe, in realtà poi i servizi sociali si sentono ancora una volta autorizzati a disapplicare le disposizioni del Tribunale dei Minorenni. Ecco, mi fermo qua, che non vorrei assolutamente abusare del tempo che mi è stato dato, ma sono a vostra disposizione per rispondere alle domande. Grazie mille. Grazie.
credo importante adesso arrivare a Sergio Pietracito, in particolare io direi partendo da una domanda molto semplice. Lei è presidente dell'associazione Vittime Il Forteto. Verrebbe da dire, dopo aver sentito tutto questo, vittime più che di chi, di cosa? Cioè, è quanto è un insieme di fattori quelli che dobbiamo raccontare in questa storia e che tutti devono far parte della responsabilità, al di là dell'individuazione di una figura o due figure penalmente detenute o quant'altro. Qui si chiama in carico il Ministero degli Interni, i diplomatici italiani, cioè andiamo a un livello sempre più alto. Puoi chiarire, può chiarire questa... Io ci provo, cerco di essere sintetico anche se non è il mio forte, perché su questa vicenda, sì, Augusta mi tira l'orecchio, ma cioè io riprendo un po' quello che ha detto il passaggio di Giovanni, perché Giovanni, come gli altri primi commissari, ma ora anche gli altri, credo che stiano cominciando a capire quello che veramente è successo al di là dei maltrattamenti e degli abusi in questa struttura. Cioè lì è stata privata, e credo l'abbiano colto, proprio la vita delle persone. Cioè è stato tolto tutto quello che nella vita di una famiglia e di una persona normale esiste in quanto possibilità e capacità di autodeterminarsi, cioè la possibilità di avere sentimenti, scambi amicali, rompere con la famiglia d'origine. Questo già, come diceva Bambagioni, dall'inizio, da parte di questo essere malato, criminale, immondo, però questa roba qui è stata fatta metodicamente, capillarmente, giorno giorno, sulle menti delle persone. Queste menti sono state destrutturate in maniera totale fino a diventare solo funzionali al suo regno, al regno del Fiesoli, ma di cui tutti poi si facevano partecipi e si nutrivano di questa gloria. Cioè non vedevano più quelli che nel mondo dei normali, diciamo, sono dei valori, insomma, gli hobby, la scuola, gli amici, la fidanzata, eccetera. Al punto tale, cioè, questa roba si è perpetrata, cioè c'era quando ci ho vissuto io e poi sono scappato e non so entrare nella storia, se no ne busco da queste signore. No, tanto la conoscano tutte. Ma è continuato pari pari fino ai giorni, no, cioè fino a primo dell'arresto, ma a tutt'oggi, per quelli che sono rimasti. Cioè io per l'esempio cioè l'abuso, questo è il vero abuso, cioè impadronirsi del corpo e dell'anima delle persone. Ma non l'hanno fatto, secondo me, adesso che sono 6 anni che mi sono dedicato a questa roba, ne avrei fatta a meno, però non ne potevo fare a meno, perché insomma era un dovere e poi anche una voglia di riscatto, però, ma poi senso civico non è possibile, quando sai che queste cose sono vere e vanno fermati, no? Te lo poni questa cosa. E quindi io devo ravvisare che l'abuso è stato diffuso anche sul nostro territorio locale mugellano, racchiuso tra montagne, ma non è colpa delle montagne, è stata la capacità, secondo me, capillare di entrare nelle famiglie proprio da parte della setta. Si dice c'è stata visibilità all'esterno. Io che ho seguito un po' la storia, è vero, il Forteto ha due facce, quella, quella che ora è uscita, che è quella orribile delle atrocità aberranti consumate là dentro, ma anche la faccia che si rapporta all'esterno. Ma questa però è sempre fatta in dei momenti precisi della storia del Forteto. Ci sono dei vuoti di tempo in cui il Forteto è chiuso, cioè si fa quando c'è un pericolo, la setta si allarma, il gruppo si allarma, il gruppo che ha un pensiero unico, non esiste individualità, lì c'è solo regna il divide ed impera, si vive e ci si nutre nel mettere in croce la persona che durante il giorno ha condiviso con te il lavoro, cioè di questo vive il Forteto. È una cosa bruttissima e allucinante. Ci si propone all'esterno quando c'è i processi, le vicende giudiziarie, cioè nel 79 l'arresto, cominciano i libri, si usano i politici, sia di livello locale, nazionale, senatori, Bodrato, onorevole Gino Mattarelli, insomma di tutto di più, cioè presidenti della Confederazione Nazionale Cooperative, sia delle bianche, sia delle rosse. Ora mi è venuto in mente Paterlini, scusatemi, l'altro giorno in audizione non mi è venuto in mente, era il presidente della Lega Nazionale, ma io mi vengano in mente la memoria. Quindi rapporti di questo tipo
sono importanti, ma soprattutto è importante il territorio quando c'è pericolo. E allora si entra nella sala comunale a Barbino di Mugello e si riesce a mettere tutti d'accordo, di tutti i colori, i sindacati, la CISL, la CGL, il sindaco di Barberino Laiazzi, il Rolando Menzi, povero Rolando, e povero Zoli, che sono quelli che si sono più, come ho detto, in audizione, più spesi e più ingannati, e come fanno poi? E scaricati brutalmente dal Fiesoli e dalla setta. Ecco, questa roba qui, il territorio, noi ancora come vittime ci sa questi... Sul territorio difficoltà, ora ci sono dei segnali, devo dire, ma ora è roba recente, finalmente, che dalla base qualcuno si chiede, qualcuno non si pone, cioè non è più una questione da che parte stare, sarà vero o non sarà vero, si percepisce che almeno sui fatti la verità è questa, è che, quindi è il momento di capire cosa è successo, no? La gente, quindi anche stasera ci sarà un'iniziativa, io parteciperò e spero che ci siano domande da parte della comunità mugellana, una roba di base senza bandiere, però la vediamo con insomma, siamo contenti di questa cosa. E questo libro che ho in mano, per continuare il discorso dell'avvocato Miranda, cioè poi questo signore che poi c'è nome e cognome, qui c'è un magistrato, procuratore di una procura a Prato, ma che prima era presidente del Tribunale dei Minorenni, che quando presenta questo libro, scusatemi il termine, pieno di puttanate, si vanta di avere disatteso quella sentenza lì, se ne vanta pubblicamente. Mi levo il cappello davanti al Forteto, dice questo signore, ma lo dice 2 mesi prima dell'arresto, dice come, cioè questa non è fantasia, abbiamo, cioè, una registrazione acquisita e consegnata nella prima commissione. Quindi, come è stato possibile? Secondo me è proprio perché c'era un gruppo di persone completamente destrutturate, funzionali al pensiero unico del gruppo, e lì veniva fatta e viene ancora fatta, perché il problema non è superato, la soluzione ancora non c'è, perché ora c'è il discorso dell'azienda, della cooperativa, ma qui c'è persone, vi faccio un esempio, sono arrivate di recente da Bologna, un gruppo di Bologna, persone che non sono dice i 17enni con gli ideali di allora, no? Il contesto degli anni 60, post 68, eccetera. No, qui c'è un gruppo parrocchiale che si avvicina all'esperienza pochi anni fa, portata con un parroco, Don Benuzzi, che ha testimoniato al processo, si baciava con il Fiesoli, scusate, ma tanto sono cose pubbliche, era in camera con il Fiesoli, questo parroco aveva una fidanzata di nome Lucia, insomma si baciava con il Fiesoli, erano baci puri, traghetta queste nuove forze che sono diplomati e laureati, non sono persone anche di 30 anni, ce n'è una con una laurea al Forteto che ha fatto una falsa testimonianza, non in un imputato e condannata, ma una delle tantissime false testimonianze che poi alla fine questo procedimento, perché tutti i componenti della setta comunità Forteto sono andati a deporre e hanno deposto falsa testimonianza, o quasi tutti, non lo dico io, lo dice il giudice, lo dice la sentenza, che tant'è vero che rimanda gli atti alla procura per procedere, credo che tecnicamente forse aspettano la Cassazione. Questa ragazza che cura questo libro pieno, ripeto, di puttanate, dove si dice che Fiesoli conosceva Don Milani, Giorgio Lapira, ed erano in intimità con questo Lapira, con questo Meucci e chi c'era anche, insomma c'è diverse personalità a questo salotto, e Don Benzi, confessore Don Milani, cioè sono tutte cose che lui si è millantato, le riporta in un libro appunto osannato da questi giudici, non c'era solo il Piero Toni, dottor Piero Toni, ma c'era anche la Bavasso e altri illustri signori a quella presentazione. Lui si diverte a prendere in giro il mondo nei libri così, e in questo libro c'è un passaggio della curatrice del libro che si chiama questa ragazza laureata venuta da Bologna che si chiama Elena Prati, in cui al processo, vi leggo solo un passaggio di 4 righe e forse per riflettere cos'è il Forteto a tutt'oggi, perché questa entra nel Forteto nel 2008 insieme a un gruppo di ragazzi, e nel frattempo escono i dissidenti e finalmente il Forteto ha visto tantissime decine di persone scappare sempre singolarmente.
con proprio nottetempo, io sono tra quelli. Nel 2007-2008 succede un fatto nuovo, cioè ne esce un gruppo, questo gruppo viene rimpiazzato da un gruppo, da questo gruppo di Bologna portato dal prete, laureati che prenderanno anche i ruoli di comando, perché questi sono dissidenti, non ne possono più, finalmente si sono svegliati, si stanno ribellando, sono usciti, hanno voluto mantenere il lavoro, ma sono usciti. A questi signori la cooperativa, no, perché si capisce, le espulsa, dice perché l'hanno condannata, a questi signori la cooperativa li mette nei ruoli di dirigenza, di comando, cioè se c'era una responsabile a un negozio che era dissidente si manda a pulire i cessi di tutta la cooperativa. Scusate, è successo, è il Pezzati, il presidente, condannato a 4 anni e 6 mesi in primo grado, che gli dice ma c'è da fare anche questo, però cioè, questo succede, questi non si pongono il problema, questi ragazzi, no, di cui uno di questi avrà il genitore e fa partire la prima denuncia nel 2009, no? Perché lo stesso era successo nel primo processo del 78, partirono dai genitori le denunce. Questi non si preoccupano neanche di chiedere il perché, cioè lo sanno e sono uscite le persone, queste persone, al processo gli viene chiesto, non si sono posti questi ragazzi che, ripeto, sono laureati, non sono più i 17enni rivoluzionari delle comuni degli anni 70, questi sono ora, è roba fresca. E questi al processo, c'è un libro in cui si parla di un capitolo dedicato a Elena Prati che con nome d'arte Caterina, leggetelo se lo ritrovate, questa è una perla di libro, proprio una roba. E questo passaggio nel libro dice: a volte desiderava rinchiudersi in camera. Questo è il Fiesoli che scrive, ma insomma è un diario di Caterina. Riprende un diario, non una storia romanzata, perché Caterina dirà al giudice: ma una roba romanzata. Comunque ve lo leggo. A volte desiderava, Caterina, che è Elena Prati, rinchiudersi in camera, ma non c'erano chiavi alle porte, solo in bagno. Anche quella serviva a poco, tutti avevano l'abitudine di lasciare la porta socchiusa, anche il babbo. Entravano, uscivano, si stavano a guardare, le figlie con la mamma, le sorelle tra di loro, il babbo con le figlie con il babbo. Lui, il babbo, specialmente sembrava dimenticarsi di chiudere la porta e rideva quando veniva sorpreso. Addirittura non tirava lo sciacquone e lasciava lì i suoi escrementi, perché, come apparivano ordinare le sue occhiate, Caterina andasse ad annusarli e guardarli. Ora, Caterina è la curatrice di questo libro. Il giudice gli ha chiesto: ma questa roba che è stata scritta nel libro è vera o non è vera? E lei alla fine ha tergiversato, poi alla fine ha detto che non era vera. Cioè, una roba assurda. Lei è la curatrice del libro, cioè questo per farvi per far riflettere. Questa è una laureata, è arrivata da poco tempo. In un libro non è solo questo passaggio, è tutto il capitolo di Caterina, una roba del genere, allucinante, anche peggio, gli infila le mani nelle mutande, il suo babbo, tutte cose non vere che lei accetta per appartenere a quel gruppo, lo accetta. Quindi questa persona, come la consideri? Ha fatto una falsa testimonianza, ma è una roba. Il Forteto è questo, il Forteto così veniva fatto su tutte le persone, cioè sui parenti, cioè dovevano essere demoliti, qualsiasi legame si inveiva sull'amico, sulla telefonata cioè fin dall'inizio. Ora io queste cose le ripeto, ma insomma, cioè se ti chiamava un familiare, un qualsiasi persona, dovevi tirare il fiato, non esternare nessun sentimento, perché cioè era un dolore incredibile, te lo dovevi tenere dentro, perché se veniva fuori il sentimento e ancora l'attaccamento alla società e all'esterno, venivi processato e ci facevi le 2 o le 3 la notte. E quindi qui si parla di setta, e quindi ora io chiedo e poi chiudo, cioè cosa si fa? Cioè quando si parla di cooperativa, io dico salviamo sì questa azienda che dà posti di lavoro a questi poveri, diciamo, dipendenti tra bicchi e Dio mano, li mette anche tra virgolette, io poi ci vorrebbe 3 ore per spiegare questa situazione, però a condizione che questa azienda si salvi, non a condizione di salvare la setta barra comunità, questi vanno sciolti. Vabbè. Aspetta un attimo. Grazie, ti volevo fare una domanda. A quale risultato secondo te
potrebbe, diciamo, arrivare la commissione, quale risultato tu giudicheresti una sconfitta di questa commissione? Se trovassi a leggere, non so, qualcosa nella relazione, dici questa allora è stato tempo perso. Io sinceramente grosse aspettative da questa commissione, con tutto il rispetto per i commissari, non ce l'ho mai avute. Cioè io avrei visto di buon occhio il passaggio alla Camera a luglio, quando fu chiesta, come diceva Stefano, la commissione d'inchiesta parlamentare, perché lì ci sono interrogativi tipo la presenza nel CDA della cooperativa Il Forteto, fa un esempio, di Giuseppe Malpica, sarà la persona più onesta di questo mondo, però insomma il fratello di Riccardo Malpica, direttore del SISDE, condannato, non mi ricordo a quanti anni di reclusione eccetera, presente in un consiglio d'amministrazione di una cooperativa tra le montagne mugellane, meriterebbe approfondimenti. Le pressioni a Bruno Vespa lo stesso, insomma ci sono tante cose e purtroppo loro l'hanno detto loro stessi, e sono queste le risposte che noi si vorrebbe. E un'ultima cosa, per ne approfitto, ricordiamoci di tante vittime. Io nell'associazione ce n'ho una decina su 15, ora siamo 15, ma insomma è un numero che va e viene, ma sono state messe da queste istituzioni che diceva l'avvocato, e che non sono neanche rientrate, purtroppo non è colpa di nessuno, la legge è quella che è, in questo procedimento, ma ci hanno passato un quarto di secolo dentro al Forteto persone, ci sono 17, 21 anni, 22, che non gli è stato riconosciuto alcunché e che hanno bisogno d'aiuto, perché hanno vissuto in un inferno dove si è fatto dire a una laureata una roba del genere. Pensate a dei bambini messi a 3-4 anni. Ti ringrazio. Hai fatto riferimento alla commissione parlamentare, prima ho visto arrivare, credo che sia l'unico parlamentare presente, Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Io non so se Marica me lo consente un istante, avendo appunto qualcuno che può dire, parlare a proposito della commissione d'inchiesta, se puoi dirci a che punto è questo iter, o comunque dare un contributo anche a questa serata. Grazie. Salve, buonasera a tutti. Alfonso Bonafede del Movimento 5 Alfonso Stelle. Alfonso Bonafede, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono innanzitutto contento del fatto che ci sia un dibattito in cui partecipano, questo è stato già detto in precedenza, tutte le forze politiche, perché la prima cosa che mi va sempre di ribadire è che su questa vicenda non ci può essere colore politico. Non possiamo nemmeno pensarla diversamente. Io dico sempre che su questa vicenda non c'è nemmeno dibattito, se non il dibattito che serve perché nessuno possa dimenticare quello che è successo e per tenere i riflettori sempre accesi, ma non è un dibattito per confrontarci con diversi modi di pensare. Io su questa cosa sono molto talebano, se mi consentite il termine, come credo lo dovremmo essere tutti. A che punto è la commissione d'inchiesta? Mi piacerebbe poter dire che è ad un punto qualsiasi che non fosse prima dell'inizio, e invece è ancora prima dell'inizio. Io voglio essere, permettetemi di fare due osservazioni. La prima è che se è successo tutto quello che è successo, nessuno può pensare che si tratta di un qualcosa sporadico relativo ad alcuni soggetti che si sono saputi muovere nell'ambiente. Qui abbiamo una setta di Stato, altrimenti il libro probabilmente l'avrebbero intitolato Fiesoli e i suoi amici. No, si chiama setta di Stato perché qui c'è un sistema che passa attraverso le istituzioni e passa attraverso il tribunale, che coinvolge i servizi sociali e che porta ad una sospensione della legge, come è stato detto, è perpetrata e che dura per tanti anni senza alcun tipo di giustificazione. È uno scandalo enorme che sicuramente è di sistema, e con questo approccio secondo me dobbiamo avvicinarci alla vicenda del Forteto, parlando di qualcosa che è avvenuto a livello di sistema. Ora, detto ciò, qualcuno può pensare che lo Stato sia stato più o meno complice,
che lo Stato sia stato semplicemente negligente, che forse non ha fatto tutti i controlli che doveva fare? Per me non è così, però diamolo un attimo per buono questo ragionamento. Cioè diciamo che lo Stato per un po' non si è accorto di quello che è accaduto, ammesso e non concesso che ciò sia avvenuto, è adesso che lo Stato si sta facendo realmente complice dei delitti che sono verificati nel Forteto. Perché nel momento in cui il 9 luglio viene presentata una mozione in aula semplicemente per chiedere due cose, perché sono due, e sono il minimo sindacale, se lo vogliamo definire così, e cioè che il governo prenda in considerazione il commissariamento di quella struttura, il primo, e che si prenda in considerazione l'istituzione di una commissione d'inchiesta che a livello parlamentare avrebbe senz'altro più poteri di quella regionale. Allora questo è, non si può stare a parlare, eppure in aula se ne è parlato, cioè c'è stato un dibattito, c'è stato qualcuno che ha pensato che questo non fosse dovuto a tutte le vittime del Forteto, che ricordo, secondo la sentenza del Tribunale di Firenze, tra vittime dirette e vittime cosiddette indirette, familiari, fratelli, sorelle, genitori coinvolti, arrivano circa a un migliaio. Allora, io non voglio parlare di colore politico, però parlo di istituzioni e parlo di Stato, e lo Stato deve prendersi le sue responsabilità in tutte le sue articolazioni territoriali. E se la Regione, e io do atto alla Regione che attraverso la sua commissione sta in qualche modo cercando di prendersi le sue responsabilità, dobbiamo avere anche il coraggio di dire tutti insieme che lo Stato non si sta prendendo le sue responsabilità a livello nazionale, e non è un fatto di colore politico, è un fatto di Stato, perché così come lo Stato ha accompagnato i bambini fino al cancello del Forteto per poi abbandonarli in un inferno, oggi deve avere il coraggio di prendersi le sue responsabilità attraverso la commissione d'inchiesta e attraverso il commissariamento. E ripeto, se non lo fa, dobbiamo essere d'accordo tutti sul fatto che si sta rendendo complice, se non prima, adesso, di quello che è accaduto in passato. Detto questo, io mi auguro che non dobbiamo rivederci ogni volta, ripeto, parliamo del libro di due giornalisti stupendi che hanno avuto il coraggio di raccontare la storia del Forteto, perché in Toscana dobbiamo parlare di coraggio di raccontare quella storia, parliamone, però mi piacerebbe che la prossima volta potessimo incontrarci con qualcosa in più, cioè poter dire lo Stato finalmente si sta assumendo le responsabilità, e chi a livello centrale ha la possibilità di farlo possa fare qualche passo avanti. Finché non sarà accaduto questo, lo Stato continuerà nel suo fallimento di Stato e continuerà ad essere complice della setta di Stato. Grazie. Magari sarà tra gli auspici richiesti a gran voce nella relazione finale, ci aspettiamo questo, sembrerebbe di capire anche, diciamo, dagli interventi precedenti. Marica, in una parte della sentenza c'è scritto chi ha reagito, chi ha protestato, chi ha contestato, e si cita anche il tuo nome, è stato emarginato, isolato, escluso, denigrato e finalmente allontanato. Io vorrei che partissi dalla spiegazione di questa frase della sentenza e ci raccontassi l'oggi. Prima, quando ci siamo un po' conosciuti, mi spiegavi quanto ritieni importante raccontare cos'è ora il Forteto. Buonasera a tutti. Allora, quella frase è importantissima, soprattutto per la parte finale, quando si è scritto finalmente, praticamente, finalmente si hanno buttato fuori. Devo dire la verità, non c'erano, appunto, come sei abbastanza capito, perché era una setta, non c'erano chiavi, porte chiuse, quindi come tanti mi hanno chiesto perché non sei uscita. E qui entra in gioco, più che gli abusi a livello sessuale, fisici, più un abuso a livello psicologico.
Proprio perché io sono tra quelle che invece sono entrate tramite il Tribunale dei Minori, quindi avevo 8 anni. E praticamente io allontanata dalla famiglia, quindi poi più o meno con qualche incontro che ho fatto mia madre, però piano piano sono arrivata all'età adulta che nel frattempo era morta, quindi contatti con l'esterno nessuno, quindi amici non ce n'erano. Quindi io dicevo sì, esco, dove vado, da chi vado, cioè non avevo idea, ormai avevo, ero cresciuta, quindi sui 30 anni, e dici cosa facevo, cioè non mi rendevo neanche conto di come era il mondo esterno, perché qualcuno ha detto che il Forteto si era aperto, no, a me non mi risulta, cioè si era aperto per Goffredi e Fiesoli che andavano a parlare fuori, ma chi era all'interno della comunità non poteva uscire, non poteva parlare con nessuno. E anche perché sennò sarebbe venuto fuori prima o poi cosa succedeva lì dentro, cioè mi sembra un po' strano che dopo che in 30 anni non venisse fuori. E quindi questo uscire fuori e farsi vedere, scrivere libri, era sempre di 2 persone, massimo 3, quell'altra era chiusa in un bunker, quindi devo dire, come io la chiamavo sempre lì dentro, era un sentirsi sola tra 100 persone, io mi sono sempre sentita così lì dentro, però non sapevo neanche cosa c'era fuori, quindi per noi che abbiamo vissuto lì dentro era la cosa più difficile uscire e aprirsi a questo mondo che loro se l'hanno sempre descritto come tutti cattivi fuori, cioè anche perché bisogna considerare che i bambini arrivati lì da situazioni abbastanza, cioè non tutti i bambini sono stati rapiti alle famiglie e messi lì dentro, cioè, c'erano delle situazioni piuttosto disagiate, io avevo una mamma tossicodipendente e è l'osio, do ragione al Tribunale dei Minori che ha detto allontaniamola dalla famiglia perché non era idonea, non per questo dovevo avere come padre affidatario una persona come Goffredi condannato nell'85 per abusi sessuali su minori, mi sono ritrovata lui, forse era meglio mia mamma tossicodipendente, comunque questa è una mia, cioè non lo so, però tanti è successo questo fatto qui, che entrati lì dentro bambini con problemi abbastanza familiari grossi, quindi io li considero i bambini più bisognosi di altri che stavano in famiglie normali, quindi che dovevano avere, essere protetti più di altri. E qui io mi piace rispondere anche a Bambasone quando si parla di giudici che non hanno visto, non si sono resi conto. Io vorrei essere abbastanza cattiva, forse perché sono, ora non sono più neanche arrabbiata, però insomma qualcuno si è distrutto abbastanza la vita, poi qualcuno di noi è riuscito a riprendersela, qualcuno si è ucciso e non sono pochi. E l'ex presidente del Tribunale dei Minori, e dirò il nome, Piero Toni, perché tanto ormai lui in questa, cioè quando gli fu fatta un'intervista lui disse no, ma io ne avrò mandato solo uno dei bambini lì dentro, ma era un rottame. Io credo che è una parola che a me mi ha fatto malissimo, però credo che questo è stato uno dei motivi principali perché nessuno lì ha controllato, perché noi eravamo dei rottami, noi, il bambino che ho preso io in affidamento era un rottame. In quel periodo forse non c'era strutture, non c'era famiglia disponibile, io capisco, io sono arrivato in Forteto, avevo 8 anni, prendevo a pedate tutti, cioè io facevo una, cioè gli rendevo la vita un inferno, credo a quella coppia che forse mi prendeva, gli avrei fatto vivere l'inferno, però forse con un po' d'affetto che dopo vedevo sarebbe andata meglio. Quindi io credo, bambini che forse le famiglie avevano, coppie avevano dei problemi a prenderli, specialmente io parlo, io sono arrivato in Forteto nell'83, lì veniva, è stato un momento che tutti questi bambini con problemi, tutti lì dentro, perché loro li prendevano, loro non facevano domande, li tenevano, poi cosa succedeva? Cioè nessuno lo sapeva, perché sì, i servizi sociali hanno fatto controlli, hanno scritto relazioni, ma questo dopo Strasburgo.
Io ho vissuto lì dentro e fino a Strasburgo non ho visto un servizio sociale lì dentro. Chi è che parlava col tribunale erano Fiesoli e Goffredi, Pezzati, presidente della cooperativa. Quindi erano loro che parlavano, almeno per 20 anni hanno parlato loro. I servizi sociali erano inesistenti. Poi dopo sono arrivati. E certo, difficile, cioè io non lo so, ora fanno a scaricabarile, era il tribunale, erano i servizi, non si sa chi è che doveva vedere cosa o controllare, però logicamente veniva detto molto prima quando arrivavano, quindi tutto pronto, c'era delle scenette, andava tutto bene, bambini sorridenti, tutti fuori in giardino per evitare che qualcuno parlasse con i servizi sociali. E qui infatti vorrei dire, queste scenette non erano fatte da Fiesoli, Goffredi e basta, perché non si parla del caso Fiesoli, sembra che Fiesoli e basta abbia tirato su questo Forteto. Fiesoli da solo non avrebbe fatto niente, se non che altri fondatori o anche arrivati dopo e non erano tra fondatori sono entrati in quel sistema del Fiesoli e sono, cioè, e poi dopo hanno continuato sulle orme di Fiesoli convinti di fare bene quello, ed è qui che arriviamo a 16 condannati, che poi potevano essere molti di più e che non è poco 16, però ora quei 16 condannati sono quelle persone convinte che andava bene, diciamo, il metodo del Fiesoli, perché l'ha iniziato lui, e hanno continuato, perché a un certo punto il Fiesoli non è stato più così attivo all'interno. Fiesoli è stato da una parte, non seguiva più, perché tanto erano tutti quegli altri che facevano le cose senza lui le dicesse, e lì era difficile appunto uscire dal Forteto, perché quando hai 40 persone che tutte la pensano come lui, quindi se te erano piccoli gesti, cioè qualcosa non ti tornava, qualcosa gli dicevi, a me non mi torna così, io voglio andare al cinema fuori, non capisco perché bisogna stare tutti chiusi qui dentro. Lì non interveniva il Fiesoli, interveniva Fiesoli e le sorelle Tardani e una serie di persone tutte intorno che creavano questa, che ti mancava l'aria, fino a che alla fine, se volevi riprendere aria, dice sì, ok, va bene, non esco, rimango qui. Cioè, così funzionava la setta. Poi questo finalmente uscire è successo quando la mia generazione ha avuto a sua volta bambini in affidamento, ha preso. Parlo della mia generazione perché è divisa in generazione al Forteto, sei fondatori, quelli più adulti, e noi che siamo cresciuti lì dentro, messi dal tribunale. Arrivata a una certa età, insomma 20 anni, poco più di 20 anni, ci veniva proposto dei casi dal Fiesoli, veniva detto c'è un caso, sei due bambini, chi li prende? Vabbè, così si tira un po' a sorte, te mi sembri pronta, te va bene, tempo il pomeriggio se dovevi, io mi ricordo stavo facendo la scuola privata e mi dissero guarda entro oggi pomeriggio tu ci devi dire se te o quell'altra lo prendete un bambino. Vabbè, si decise sulle basi che quest'altra ragazza si faceva tutti e due gli studi fuori, si era iniziato un corso da privatista visto che non si era potuto prendere diploma perché avevamo dovuto smettere gli studi per lavorare, quindi eravamo anche quelle più libere se avevamo il tempo di andare a studiare. Insomma, io tornai e dissi vabbè lo prendo io perché lei fa dirigente di comunità per la fondazione serve. Cioè, erano queste le basi su cui sceglievi di prendere un bambino. Preso questi bambini, però ognuno se la prendeva come responsabilità. Cioè, io avevo vissuto 25 anni in quella maniera lì. Ormai potevo vivere, forse sarei rimasta lì dentro, non lo so. I bambini che abbiamo preso in affidamento ci hanno dato quella forza per dire loro non devono vivere quello che si è vissuto noi. Quindi ci siamo un po' alleati, anche per capire cosa succedeva, si è scoperto non succedeva solo a me, succedeva a quello accanto, non si parlava mai. E lì è nato, diciamo, queste due fazioni al Forteto, i fuoriusciti, quelli poi piano piano, insomma piano piano, 15 per volta siamo usciti, una battaglia abbastanza forte è stata e siamo rimasti però a lavorare lì dentro. Io dico finalmente perché finalmente quando ci hanno detto qui rompete le scatole, andatevene, fateci piacere uscire.
Beh, non aspettavo altro, me lo dicevate, perché io volevo uscire e non sapevo come fare. Più avevo anche un figlio e bastava una telefonata del presidente del tribunale, l'affidamento che mi partiva andava a un'altra persona, cioè era molto semplice lì. Questo problema, mi vorrei allacciare anche al discorso della cooperativa, quando si parla appunto di, io ho spiegato un po' come funzionava lì dentro, noi abbiamo lottato, eravamo una trentina, stava molto difficile, più chi prima che dopo siamo riusciti a uscire e diciamo più o meno a rifarsi una vita, non è semplice ma insomma ci siamo dati abbastanza mano. E quando si parla del nuovo CDA, della cooperativa, di tutti questi, qui sembra che ci sia due cose separate, il processo è stata una, quindi abbiamo fuoriusciti con le vittime, condannati, dipendenti esterni che sono al di fuori di tutto, e qui vorrei dire che non sono proprio fuori di tutto visto che hanno testimoniato al nostro processo, chiamati per di più dalla difesa, non da noi, quindi non sono per niente fuori, cioè dalla cosa giudiziaria ci sono dentro. Poi siamo cresciuti con questi dipendenti esterni, quindi io non voglio giudicare nessuno, però ci hanno visto crescere, quindi quello che succedeva lì succedeva nella cooperativa, non nella villa. Quindi quando io sento dire, ora ho letto un articolo di Paolo Sarti dove si parla di questa cooperativa, bisogna salvarla, aiutiamoli, c'è i lavoratori, c'è altri articoli, voci innocenti, tutti i lavoratori del Forteto. No, al Forteto si è anche condannati, c'è le vittime, i condannati lavorano insieme alle vittime. Cioè io quello che voglio dire, cos'è che si salva? Il formaggio buono? Io devo dire la verità, a me non me ne importa niente. Cioè a me non mi viene, se penso al Forteto non penso al buon formaggio che fanno. Io penso a quello che è successo per 30 anni, poi se fanno il formaggio buono, buon per loro e per chi lo compra. Ma io non la faccio pubblicità a un formaggio buono che è venduto da chi è stato condannato e la domenica sono lì a vendere. Allora, si allontana condannati, cambia il CDA perché sono gli stessi giovani di quando a quei tempi eravamo noi e non si poteva aprire bocca. Uno di quelli del CDA, di un trentenne, non può le dire questa cosa non mi torna, perché quando va su alla villa abita insieme ai condannati. Cioè io mai mi azzarderei a dire una cosa del genere. Quindi anche l'ispezione che verrà fatta, io ho fatto una battuta anche su Facebook, ho scritto se gli dite anche il giorno almeno si preparano meglio, era una battuta. ecco. No, era una battuta, perché sono convinta da quello che ho vissuto lì dentro che in due giorni, quando si sapeva che doveva arrivare una commissione esterna, cioè servizi sociali che non erano un po' impelagati con loro, in due giorni veniva imbiancato, rigirato le camere, io non riconoscevo più il Forteto, succedeva in due giorni. Che uno rimaneva, è vero, nessuno dice nulla, secondo me ancora eravamo spaesati. Però cioè io lì vedo che tutto, gli uffici verranno portati giù, di sicuro non saranno più alla villa. Io l'ultima volta sono andata a prendere fuori, c'era il Pezzati, che è condannato, c'era il Pezzati in ufficio, nonostante, e c'era anche il Goffredo in fondazione, nonostante hanno detto è chiusa. Quindi, e poi ultima cosa, vorrei dire che cooperativa, che è nata come una cooperativa, e questo io voglio dirlo, cioè, parere mio da come ho vissuto lì dentro, l'associazione e la fondazione sono state create dopo, perché noi si dice no, l'azienda è una cosa, comunità è un'altra, no, è tutta una cosa. Esisteva solo la cooperativa, a un certo punto la cooperativa non può le prendere più, avere troppe entrate, il caseificio era ingrandito, veniva prodotto tanto formaggio, grazie anche a noi che a 10 anni eravamo un caseificio a lavorare senza stipendio, se questo fino al 2008 comunque ho preso il primo stipendio, quindi il formaggio è buono, ringraziate anche le vittime che ci hanno lavorato da quando erano bambini, però a parte questo, la cooperativa non poteva avere troppe entrate, quindi creiamo l'associazione, perché l'associazione almeno fa la spesa dalla cooperativa, sono i soliti che il bilancio torna, i soldi rigirano. Poi
se ha bisogno di qualcosa, bene, facciamo anche la fondazione, almeno la fondazione può essere finanziata e prendere altri soldi. Cioè, ma chi c'è dietro? Sono sempre gli stessi 16 condannati, perché quegli altri, anche i nuovi bolognesi, non contano niente, perché non possono dire niente. Quindi i rappresentanti ci sono ora e sono quei poveri ragazzi bolognesi ultimi arrivati, che poi voglio dire, sì, saranno laureati e tutto, però io ci sono entrato 8 anni, ma dovessi scegliere ora se fare la mia vita fuori normale come fanno tutti, se io scelgo di andare in una comunità ho dei problemi a stare, a farmi una vita reale. Quindi tutti quelli che sono all'interno per me hanno dei problemi grossi, e quindi di conseguenza un CDA fatto di persone arrivate ora, trentenni, laureate, gli ha dei problemi grossi per entrare in una comunità, perché non si vive dentro una comunità in quella maniera, non è fatta per persone normali. Quindi questo è per spiegare, quando si parla di CDA e di formaggi buoni e di aziende che non c'entra niente o lotta giudiziaria, bisognerebbe fare veramente un ripulisti, come diceva Alfesoli. Lui lo dice nei nostri confronti, io lo dico nei confronti. E poi ecco l'ultima cosa che ci tengo come lavoro della commissione: avete sentito assistenti sociali, giudici, tutti. Ecco, io siamo partiti anche dal 70 a sentire persone, testimonianze, audizioni. E il problema di Sia Donzelli, che continua tuttora, è perché io vedo che appunto Roberto Leonetti, per esempio, che è stato, ha fatto le relazioni, è diventato giudice onorario nel solito momento, per un solito caso è diventato psicologo, assistente sociale, giudice onorario, tutte le ha fatte, per dire alla fine sì, va bene così. Quindi, però ora cos'è? Direttore dell'ASL. Cioè, servizi sociali che hanno seguito il Forteto per 20 anni, e dico, a parer mio, se io vado a lavorare, sbaglio il mio lavoro e lavoro con delle scatole di cartone, a me mi licenziano, perché non posso. Qui loro stanno lavorando con dei bambini da proteggere, non fanno il loro lavoro, non hanno visto, peggio ancora, hai studiato per quello, dovevi vedere. Quindi non hai visto, bene, non sai fare il tuo lavoro, te vieni sospeso. Io sono per fare ora, per fermare questa cosa qui, un altro Forteto che potrà avvenire, sospendete le persone che non hanno visto, sono state prese in giro da chi? Dal Fiesoli? Sono state prese in giro dal Fiesoli. Bene, guardate come lei Fiesoli, guardate un'intervista delle Iene, non si può essere presi in giro dal Fiesoli. Quindi te, laureato, sei stato preso in giro da lui, bene, ti levi, perché non sai proteggere i bambini. Questo. Grazie, grazie a Marica. Io infatti farei una domanda per tutti, finale, diciamo, un due punti finale, molto rapido per tutti. Un po' quello che emerge, queste due parole che rimangono finali: commissariamento sì o no, e è la commissione d'inchiesta parlamentare la domanda più forte che deve venire da questa commissione d'inchiesta, regionale. Mi sembra, vorrei unirci anche un'altra, l'ultimo richiamo che fa Marica: tutti i responsabili che la regione potrebbe in qualche modo, su quali la regione ha qualche potere a livello sanitario, devono essere sospesi, devono essere, diciamo, consegnati a una posizione consona a questa storia in qualche modo. Possiamo dire che sono questi i tre obiettivi, sì o no? Sì, sì. Commissariamento è il minimo sindacale, come diceva l'onorevole Duccio. Sentite? Sì. Sì, dicevo, commissariamento è il minimo, proprio il minimo. Io parlo sempre di commissariamento della cooperativa e scioglimento della comunità. Questo
riprendendo due secondi proprio Marica, per ribadire, cioè 16 condannati, ma abbiamo 22 prossimi rinvii probabili a giudizio, cioè almeno il giudice nella sentenza lo dice, sono tutti quelli che vivono all'interno della comunità, che paradossalmente probabilmente rischieranno anche di più dei 16 condannati, perché se un domani arriviamo che per... Io spero di no, non voglio dire, non voglio far arrabbiare nessuno, ma le leggi sono le leggi, magari arriva qualche prescrizione, magari tante prescrizioni, non è che ci sa, cioè che questa gente, nel senso, alla fine rischia meno, però bisogna avere la società civile presente di chi sono questi fenomeni, anche se sarà magari solo Fiesoli, non so, io spero tutti, io spererei più che la prigione, spererei tutti, compresi quelli che verranno rinviati a giudizio, che rischiano di più perché sono reati freschi e quindi partono da ora e loro non la sgameranno, perché per perorare la setta si sono sacrificati per il gruppo, no? E quindi cioè che questa roba sia sciolta, ecco, sia sciolta, e devono rispondere a quei ragazzi messi dai tribunali minori, queste figure istituzionali che, come diceva Marica, rappresentavano al tempo stesso, nella stessa persona c'era, se la suonavano e se la cantavano, cioè questo Leonetti è uno di questi, giudice onorario, prende per buone le relazioni degli psicologi, no, come li definiva, assistenti sociali del Forteto, c'è cioè una relazione scritta dal Forteto che questo responsabile a livello regionale, adesso ha fatto la carriera probabilmente con il Forteto, prende per buona, come oro colato, le relazioni di agricoltori, di contadini, ma li definisce assistenti sociali. Ed è questo, gli è un fenomeno, e questo c'ha un so, roba da 150.000 euro l'anno, insomma, non lo so, ma l'ho letto sui giornali. Ecco, queste persone qui un minimo di qualcosa dovrebbero perlomeno, e giudici, ovviamente giudici, in cui le persone che uscivano anche di recente andavano dai presidente ultimo di turno, gli dicevano: il Forteto succede questo e quest'altro, io sulla carta ho 4 bambini affidati, non sono seguiti uno in tutti questi anni, e dice, però sulla carta ce ne avevo 4, di cui uno è ancora minorenne, sono in difficoltà, cosa faccio? Sono stato anche da carabinieri a dirlo. E il presidente del tribunale dei minori gli dice: ma mi dica chi è questo minore e mi dica chi l'ha seguito realmente. Prende atto di chi l'ha seguito, e dopo pochi giorni dispone a quest'altra coppia finta, perché le coppie, avete capito, non esistevano, sono sempre coppie finte, lo dispone tranquillamente l'affidamento. E così, cioè, di questi esempi ce ne sono tanti, ecco, questi dovrebbero in qualche modo rispondere a questi ragazzi. Ma francamente sì, francamente per quello che ho visto io e per quello che continuo a vedere, io non riesco a vedere un futuro per il Forteto, ecco, non riesco proprio a vederlo un futuro per il Forteto, lo dico perché personalmente sento comunque parlare, vedo insomma che si chiede il salvataggio della cooperativa, si chiede il salvataggio dei posti di lavoro, che è assolutamente una cosa auspicabile, però il Forteto non esiste se non esiste Fiesoli, la verità è questa, cioè Fiesoli, dalle informazioni che abbiamo tutt'oggi, riveste ancora un ruolo all'interno della cooperativa, è inutile girarci intorno. Lui vive a Pelago, però i contatti con le persone che sono all'interno del Forteto ci sono. Ricordiamo che al Forteto vivono ancora e lavorano 15 condannati in primo grado, fianco a fianco con le vittime che hanno denunciato. Quindi siamo di fronte a una realtà anche economica che è difficile scollegare da quel sistema lì. Una realtà economica che è potuta andare avanti per anni non pagando gli stipendi, non pagando i contributi. Chi rende conto degli stipendi non pagati alle persone? Chi rende conto dei contributi pensionistici non pagati alle persone? Queste sono le vere domande. La commissione d'inchiesta regionale ha poteri limitati, purtroppo, secondo me deve fare quello che può fare per quelli che sono i suoi poteri, e quindi intervenire con dei provvedimenti laddove da dove può intervenire. Poi è chiaro che i veri passaggi li devono fare ancora la magistratura e il Parlamento. Commissariamento sì, ma capire anche perché finora non è stato fatto. Si è parlato della rete, no? Delle protezioni, delle relazioni del Forteto, una rete che è stata colpita, ma come ogni rete dove un nodo è interrotto ce ne sono altri. E degli impulsi stanno partendo tutt'oggi in questa rete, sono impulsi che riescono ad arrivare molto in alto, che riescono ad arrivare a Roma in questo senso. Quindi cercare di capire, questo è un invito faccio anche ai commissari,
per quello che potranno. Mi viene in mente una cosa: nel 2013, quando per un momento sembra che il commissariamento si faccia perché gli ispettori hanno detto di sì, pochi giorni dopo c'è una nota firmata dal segretario del PD del Mugello, dal segretario metropolitano e dal segretario regionale, che dicono attenzione. Ora io credo che Ferrucci, che lì era un traghettatore del PD, avesse tutto questo spirito di iniziativa. Non credo che Mecacci, che era un ragazzo del Chianti, conoscesse così bene il Forteto, averne un'opinione sulla necessità di difenderlo. Magari se capiteranno in commissione alcuni di questi firmatari, fare una domanda su da chi arrivò l'impulso quella volta. Io sono d'accordo per il commissariamento e anche per la commissione parlamentare. Direi sicuramente sia entrambe le domande, però aggiungerei una cosa: se vogliamo cambiare qualcosa in Italia, a un certo punto dobbiamo discendere dal principio di responsabilità collettiva degli enti, delle istituzioni, che è giusto accertare, al principio della responsabilità personale delle persone che hanno commesso per omissione o per commissione o per omissione, che sono responsabili di ciò che è avvenuto. E quindi oltre che stabilire la responsabilità degli imputati, quando dico responsabilità penale non mi riferisco personale, non mi riferisco unicamente alla responsabilità penale. La responsabilità penale è sempre personale, ma esistono altre forme di responsabilità per cui non è necessario arrivare alla sentenza di condanna e tantomeno al giudicato penale. Ci sono 16 imputati condannati in primo grado, presunti innocenti fino alla sentenza definitiva, aspetteremo, sperando che non intervenga la prescrizione come troppo spesso avviene in Italia. Ma esistono delle responsabilità diffuse eppure personali, in capo ad esempio a certi soggetti, a certi dirigenti della regione toscana, immagino, in capo a dei giudici, a dei pubblici ministeri, a dei responsabili dei servizi sociali, degli impiegati del servizio sociale, ma ai loro dirigenti che hanno quantomeno una colpa in vigilando. Quindi nei confronti di tutte queste persone non è necessario arrivare al giudicato penale, non sarà avviata un'azione penale, ma l'azione disciplinare è indipendente dall'azione penale e quindi dagli enti deputati cui appartengono questi dirigenti, questi impiegati, questi manager che continuano a fare carriera, avanzare. Ci aspettiamo, e credo che questa sia una delle richieste che dovrebbe provenire dalla commissione d'inchiesta nelle sue conclusioni, se così avrà concluso, è di chiedere a tutti questi enti di avviare delle procedure disciplinari finalizzate all'inflizione di sanzioni disciplinari adeguate, che possono arrivare fino al licenziamento, possono essere la sospensione, una sospensione senza assegni, c'è tutto un catalogo di sanzioni disciplinari. Per queste non dobbiamo aspettare il giudicato penale, perché non arriverà. Mi veniva a mente quale potrebbe essere la pena per chi ti ruba l'anima. Questa è la cosa drammatica. Qual è la pena che merita una persona che ti ruba la spiritualità, la vita, che ti deruba completamente non tanto dei diritti umani, ma della somma dei diritti umani che fanno l'identità di una persona? Questa è una cosa intollerabile, è una cosa su cui non può esistere sulla faccia della terra una pena, che è una cosa pesantissima da sostenere. A me veniva in mente che durante il tuo percorso come avvocato difensore di quella famiglia ci sono stati il governo Amato prima e il governo Berlusconi poi, in una sorta di trasversalità dove i ministri degli esteri erano Lamberto Dini e Frattini, dove i ministri della giustizia erano Fassino e Castelli. Quindi persone sicuramente informate sui fatti e che delegavano Crisafulli e Barillaro a intervenire nella commissione, nel comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per difendere l'Italia. Credo ci sia anche questo aspetto di responsabilità politica. Credo che questo aspetto sia assolutamente, come dire, irrinunciabile rispetto
ha un'idea di giustizia. Quindi, come si vede, a un certo punto avviene che la politica, come dire, declina la propria responsabilità. Questo non deve più succedere. La politica non può declinare la propria responsabilità. Chi è politico si deve assumere questa responsabilità. Noi pretendiamo che i politici siano competenti, non che siano deleganti. E questo è quello che è successo per 40 anni rispetto al Forteto. Forse non solo rispetto al Forteto, ma non è questa la sede per parlarne. Questa è una cosa inammissibile. Quindi io credo che davvero non è il minimo sindacale, è assolutamente doveroso commissariare il Forteto e avere una commissione di inchiesta parlamentare che sia in grado di avere l'autorità e il potere per arrivare alla verità. Altrimenti siamo di nuovo sul negazionismo e in epoca attuale con le giornate della memoria di ieri ci si dovrebbe vergognare tutti. Io quando sento dire, beh, Fiesoli è ancora, anche se materialmente non è al Forteto, ma risiede vicino a Pelago, se non sbaglio, sembra aver capito, però comanda ancora. Mi sembra a volte, se vi ricordate, c'era Provenzano, il capo della mafia, vivevano una masseria e comunicava con il mondo esterno, con i pizzini, cioè robe folli del genere. Ma vi dirò di più, qualcuno ha chiamato recentemente il Forteto. E pronto, dice, mi passa Fiesoli, no, dice, guardi, oggi non si è visto. Come oggi non si è visto? Cioè Forteto non ci dovrebbe proprio stare, cioè questa è l'Italia. Oppure mi passa Goffredi risponde al telefono invece regolarmente, te lo passano e ci parli. E se qualcuno gli chiede, mi passa il direttore, non è che ti passano il nuovo presidente, quello attualmente in carica che viene dal Lega Coop, ti passano il Pezzati, che è condannato insieme a Goffredi e Fiesoli. E quindi torna al discorso di prima. Ditemi se queste sono dinamiche normali di un paese normale che ti condanna 16 persone, ma che poi dal giorno dopo sono ancora in sella e al comando di una struttura che oltretutto fattura milioni di euro. Cosa succederà al Forteto? Se non viene commissariato, penso che chiuda. Qual è il futuro del Forteto? So che ci sono cali enormi di produzione, ormai l'azienda, scusate il termine brutto, rozzo, ma efficace, si è completamente sputtanata. Serve un segnale di forte discontinuità. Qual è il segnale di forte discontinuità? Commissariarlo subito. Non è possibile continuare a comandare questi personaggi. È grave. Dovrebbero essere presi in maniera presi di peso, scusate, e allontanati. Allontanati dal Forteto, allontanati dal Mugello. A 100 km di distanza minimo, con tanto di segnalazione se ti avvicini. Per quanto riguarda la commissione parlamentare, trovo vergognoso il fatto che non ci sia una maggioranza in grado di poterla procedere. Grave, molto grave. E quindi è un interrogativo, una domanda che faccio al PD, che è il primo partito in Parlamento. Non mi sembra ci siano altre forze che si stanno opponendo. Perché in Parlamento c'è qualcuno che ancora difende le posizioni del Forteto? Perché se non viene approvata all'unanimità questa commissione d'indagine parlamentare, vuol dire che qualcuno ancora copre il Forteto. E quindi dobbiamo lavorare anche lì. Altra cosa, se si chiudessero i lavori della commissione d'inchiesta regionale domattina, io chiederei due cose alla commissione e al presidente, che è qui presente tra l'altro. Chiederei, uno, di sottoscrivere quindi insieme a tutti il commissariamento della struttura e, come diceva Pietracito, lo scioglimento della comunità. Altra cosa, chiederei che venga immediatamente inviata tutta la documentazione alla Procura di Genova, che è quella competente per indagare sulla magistratura fiorentina, perché Genova deve indagare sulla Procura della Repubblica di Firenze, sul Tribunale dei Minori e sui servizi sociali. Prendere e individuare chi ha avuto responsabilità, condannarlo e, se qualcuno è ancora al lavoro, licenziarlo. Questo chiederà il sottoscritto come esponente della Lega Nord sui lavori finali della Commissione d'indagine inchiesta regionale. Grazie. Allora, le domande, la prima domanda, commissariamento sì, commissariamento no. È evidente, insomma, noi l'abbiamo chiesto a suo tempo, abbiamo fatto una battaglia
Ma guardate, non è tanto uno spirito di rivalsa rispetto a chi ha guidato il Forteto in questi anni. Se a qualcuno ha minimamente a cuore quel pezzettino di benessere che deriva da quella realtà economica, mi sembra di palmare evidenza che il futuro della cooperativa e quindi della realtà economica o lo si scinde in maniera netta dalla vicenda della setta, dell'associazione, eccetera, altrimenti quella cooperativa non ha futuro. E quindi è necessario proprio distinguere in maniera puntuale che la governance della cooperativa ha niente a che vedere con Fiesoli o con gli uomini di Fiesoli. Io mi sono convinto di una cosa rispetto alla gestione della cooperativa. Ogni linea difensiva la si fa in base al contesto, no? E il sistema Forteto, visto insomma stava arrivando la tempesta, la relazione della commissione d'inchiesta, insomma la sovraesposizione mediatica, l'approssimarsi della sentenza, la sentenza di primo grado dell'estate scorsa, beh insomma ormai quello sputtanamento lo davano per scontato e anche magari anche le pene. La vera linea di difesa è mantenere il controllo della cooperativa, perché dal controllo della cooperativa significa che la setta Forteto continua a esistere. Cioè quel mondo all'opposto, che magari per alcuni è un paradiso, ma in realtà è una succursale terrena dell'inferno, per chi gestisce quella succursale, ecco, la possibilità di continuare a vivere con quelle modalità, all'interno di questa follia, è possibile soltanto se si controlla uno strumento economico importante, qual è la cooperativa. Altrimenti la vicenda setta Forteto finisce poche settimane dopo che non hanno più il controllo di quella struttura economica. E guardate, la sopravvivenza dell'azienda non è scontata, ma certamente è l'unica possibilità che quell'azienda possa continuare a vivere, a produrre benessere, quindi insomma a creare opportunità economiche di lavoro, è certamente scindere il suo futuro da quello della setta. Commissione d'inchiesta parlamentare, vabbè insomma qui noi abbiamo fatto una proposta, siamo stati i primi a farla, il Parlamento è stata bocciata, ma insomma su questo non è che ci arrendiamo, speriamo che maturino le condizioni per cui ciò che ieri non è stato possibile oggi o domani possa diventare realtà. Sulle responsabilità, ecco, io mi dicevano Sergio nei mesi della prima commissione che mi avevano dato un soprannome al Forteto, no? Qual era Sergio? Torquemada, che era il capo dell'inquisizione, insomma, anche gente di un certo livello culturale, quindi era il Torquemada, il capo dell'inquisitore. Io credo che qui probabilmente sono probabilmente il più garantista di tutti, nonostante il soprannome che mi aveva affibbiato al Forteto. Dico questo però, io non ho avuto nessun prurito rispetto all'ammontare della pena, francamente, insomma, a me personalmente non me ne frega niente. Non è che insomma il ristoro delle pene subite si misura in anni di condanna. La battaglia è sulla verità. E sulla verità c'è da dire anche una cosa, lo diceva bene prima l'avvocato, no? Perché poi bisogna spiegare il contesto, ma poi il contesto passa dalle persone, quindi sono anche responsabilità individuali. Non ho nessuna stimolo e sollecitazione fisica rispetto alla possibilità che qualcuno venga condannato. Certo, se è colpevole è necessario sia condannato, però il criterio di opportunità che diceva l'avvocato è importante e che io come politico penso che per le mie competenze sia quello più importante. Io non sono né un avvocato, né un magistrato, né un giudice. Allora, in questa iniziativa c'è il logo della Regione Toscana. Sono contento, sono felice. Io concluso l'intervento della relazione illustrativa della relazione della prima commissione d'inchiesta chiedendo al Presidente Rossi di costituire la Regione Toscana come parte civile al processo. È avvenuto. Però voi capite la contraddizione e la debolezza rispetto alla presenza del logo della Regione nel momento in cui certe figure continua a fare carriera, e l'avvocato diceva una sospensione, un licenziamento, io mi accontenterei non facessero carriera, sarebbe già tanto, sarebbe già un segnale, perché la stessa regione che è parte civile al processo, poi attraverso articolazioni che controlla direttamente, tipo le aziende sanitarie, dà incarichi di primario a qualcuno che magari sarà un fenomeno, sarà pure un fenomeno in termini accademici sulla sua professione, ma è evidente che in un posto normale il fascicolo professionale della persona dovrebbe riportare traccia che ha preso una cantonata grande come una casa e quindi per il principio di avere un po' più di precauzione anche nel fare queste scelte, nel momento in cui si va a individuare un primario, prendiamo un altro, non è che è l'unico, è sulla piazza, c'erano altri possibili candidati. E allora questo, e chiudo, mi scuso per la lunghezza, fa il paio con quello che diceva Francesco. È durata talmente tanto la vicenda del Forteto.
avuto così tanti, la rete con tanti nodi, riesce a tagliarne alcuni, ma poi ce ne sono altri che continuano a resistere. E tutto un pezzo importante di Toscana, e quindi poi anche con articolazioni nazionali, qualcosa da vergognarsi sulla vicenda del Forteto ce l'ha avuta. E quindi, per quanto riesce a tirar fuori tante verità, però poi c'è, come dire, una rete che corre a tutela, a far sì che nessuno paghi un prezzo. Perché se qualcuno inizia a pagare un prezzo, non per le vie giudiziarie, non perché vi è una sentenza, ma per un banale principio di opportunità, e beh, insomma, se tocca a Paolo può toccare anche a Stefano, se tocca a Stefano può toccare anche a Jacopo, e ce n'è tanti che rischiano, ce n'è tanti che rischiano. Guardate, chiudo veramente, 10 giorni dopo la sentenza, questa la nostra, insomma, qui di Firenze, del giugno scorso, proprio per capire i legami profondi della storia Forteto, 10 giorni dopo la sentenza di condanna di primo grado del sistema Forteto, perché poi le sentenze sono per reati penali, quindi personali, ma quella è una condanna del sistema Forteto, insomma, di questo si tratta. Francesco Pini, colpa sua, non mi ricordo come andò la dinamica, ma insomma, attraverso Francesco Pini venne a sapere che al convegno si stava organizzando un'iniziativa con la presenza dei vertici nazionali di Lega Coop e Conf Cooperative, per parlare, vabbè, insomma, di roba loro, insomma, di agricola, ma in realtà il messaggio era chiaro. Nonostante le sentenze, nonostante anche l'ultima sentenza, qui al Forteto siamo ancora così forti da far venire, anzi, proprio perché c'è stata l'ultima sentenza, guardate come siamo forti, vengono i vertici nazionali del mondo della cooperazione. È il metodo Forteto, l'ha sempre fatto, anche dopo le prime inchieste, anche dopo le prime sentenze, rilanciare e dire: le sentenze a noi ci scivolano addosso, perché noi siamo quelli che abbiamo le relazioni con quelli che contano e abbiamo il potere economico che deriva dalla cooperativa. E quindi chiudo, cooperativa commissariata, commissione d'inchiesta, bisognerà andare a votare probabilmente e cambiare maggioranza in Parlamento, e per quanto riguarda le responsabilità personali, perlomeno chi ha la responsabilità amministrativa applica un principio di opportunità. Allora, mi hanno appena detto che si doveva concludere alle 7 la serata, quindi 2 minuti e poi dobbiamo lasciare i locali. Non mi voglio esimere da questa ultima risposta in maniera telegrafica, dicendo: prima di tutto credo che dobbiamo da una parte anche ricordare a noi stessi e avere soddisfazione nel fatto che c'è una sentenza di primo grado, che non è che è arrivata casualmente, perché c'è stato il lavoro di tante persone che hanno cercato la verità, che è una pietra miliare in questa vicenda. Cioè, dopo 40 anni questa comunità, che sembrava un modello, che veniva spiegata nelle scuole, oggi è condannata con una sentenza esemplare, che vi invito, chi non l'ha letta, a leggerla, sono circa 1000 pagine, che a mio modo di vedere hanno compreso benissimo quello che è stata la storia e l'hanno messo nero su bianco la sentenza della Repubblica, dello Stato. Se vi sembra poco, a me mi sembra un punto non banale, non facile da ottenere, e questo mi ammetterlo. Automaticamente questo ha creato una spada di Damocle che non avrà via d'uscita sulla comunità e sulla cooperativa. Ci si domanda tutti come mai una sentenza che avrebbe avuto anche il potere di togliere queste persone, soprattutto le condannate, dalla gestione, non lo ha fatto. E questo è un altro dei deficit del nostro Stato. Noi come Commissione possiamo portare avanti un ulteriore lavoro di aiuto a chi poi il commissariamento eventualmente lo può realizzare. Certamente io sono dell'avviso che quella esperienza, anche economica, seppur potente, non avrà futuro se non ci sarà una discontinuità fortissima, perché ormai è nella testa di tutti che quella è una cosa sbagliata e che negli ultimi 2 o 3 anni mi risulta sta andando abbastanza in picchiata. Allora, se c'è veramente l'interesse, come tutti diciamo, di salvaguardare il posto di lavoro e l'esperienza economica, a me ci sia una discontinuità enorme. Io sono per il commissariamento, vediamo che segnali danno anche dall'interno gli attuali responsabili, i lavoratori, eccetera. Però è una partita da giocare. Sulle responsabilità io sono dell'avviso che questa nostra commissione, seppur più complicata della prima per tanti versi, ha una precisa responsabilità a cui io come Presidente vi dico non voglio che ci esimiamo, che è quella di individuare nome e cognome delle persone in questa vicenda, a nostro avviso, hanno sbagliato. Fare un elenco, per quanto riguarda quelli regionali, avviare procedimenti direttamente. Quando riguardano altre autorità, tribunale compreso, essere noi a segnalarle alle dovute autorità.
Questo è un nostro compito specifico, perché quando, come si dice, la si butta in politica, la colpa è di tutti e poi non è di nessuno. Noi dobbiamo individuare una serie di persone che, avendo avuto la possibilità, nella migliore ipotesi per incapacità, nella peggiore per collusione, non hanno tirato fuori il problema. Grazie a tutti.